Lo caricherò tutto su YouTube. Little Nightmares 1 più DLC. Non ti preoccupare, quando lo faccio io lo metto sia su Telegram che su Instagram, eccetera, eccetera. Quindi andate tranquilli. Quanto abbiamo pianto oggi da 305? Penso che qualsiasi cosa io abbia spacchettato ho fatto un pianto. Circa, almeno, minimo, Wolfina, non sto scherzando. Almeno minimo. Allora, ci godiamo un po' di gameplay insieme, visto che oggi gameplay non ne abbiamo fatto praticamente un cazzo di niente. Quindi, oggi ci giochiamo, ora ci giochiamo a questo gioco che ci farà venire l'ansia e lo stress. Gustu 30 scritto grosso, è bellissimo. Penso che lo farò ogni anno. Troppo bello. È troppo bello il numero grosso così. Lo attaccherò, mi comprerò lo spago però. Giuro che mi compro lo spago. Prometto. Hanno aumentato il numero? Dei first. Dave, sì, io sono andata avanti e tu sei capitato fra i first del canale. Sì, Dave. Man mano che scendo fra i first che non si sono sabbati, eccetera, o tutto il resto, io cerco di... Così stiamo insieme, esatto. Almeno siamo stressati in tre. Come, vado bene così? No, devo fare... Forse devo essere più piccola. Come, ognuno ne fai tre? Sì, riattaccherò gli stessi. Bravo, Aren. Ho pianto senza gameplay. Lo so. Siamo arrivati qua l'altra volta. E non è una bellissima scena. Non è una bellissima scena, questa parte, almeno quanto mi sembra. Però, oddio. Certo di sì, che sondaggio, certo. Ma quello è Luffy. No. No, Adris. No, potrebbe, ma no. Ok, il bambino mi sta seguendo. E io non mi ricordo più come si prende per mano il bambino. Così. Andiamo, piccolino. Non so dove andare, forse dobbiamo andare di qua. Ciao Rosalinda, un bacio, grazie per gli auguri Rosa, thank you. Grazie mille a tutti raga. Allora andiamo avanti. Ma non si può andare. Oh cazzo. Ma cado di sotto? Allora non è chissà la poeta. Tanti auguri, grazie fan. Thank you. Allora, minchia raghi. Mo? Devo andare di lì? Siamo sicuri? Grazie Panek. Grazie. No, è Pancakey. Grazie mille per il follow. Buonasera, benvenuto, benvenuta. Lo so fan, ma questo è... Ti devo dire che l'uno mi è piaciuto un sacco. E non vedo l'ora infatti di caricarlo su YouTube, perché quello mi è piaciuto davvero tanto. E poi ora sto iniziando questo. Apro poi turn. E io pensavo di aprire il portone, però che porta apro? Questa qua? Può essere che mi serve il bambino? Bambino! Vieni qua. Ma non viene. Non viene raghi. Non viene il picceriddo. Ho capito, se non vieni però. Ho capito, però se non vieni. E non viene, non posso prendergli la mano. Dove cazzo devo andare? Non è che devo cadere di là veramente? Sì, quando lo tiri è belli. No, non dove. No, non era quella la... No, non era quella la strada. Volevo testare il pavimento. Devo dire che è bello solido, sì. Infatti mi si è schiantato il cervello. Mi sono dimenticato cosa è successo l'ultima volta in sto gioco. Allora, l'ultima volta abbiamo battuto il tizio col pompa. Tutto qua, abbiamo battuto il tizio... Non sono un'assassina. È caduto il bambino da solo. Io non c'entro niente, da Ottavion. Era per testare effettivamente la solidità del pavimento. Ed effettivamente era solida. Ma se non la testavo, non lo sapevo. Ciao, Nofo! Grazie mille. Se non l'avessi testata, non l'avrei saputo, capito? Quindi... No, ci sta, ragazzi. Bisogna testarle le cose nella vita, Ci sta. Grazie, Nofo, per il follow. Io dove cazzo devo andare? Bambino, dove dobbiamo andare? Bambino! C'ho manca la torcia, io. C'ho la carta igienica, però. La carta potrebbe servire in caso di cacca. Quindi questa ce la teniamo. Ah... Che non mi sembra carteggia, mi sembrano dei soldi stampati, ma... Oh, di qua dobbiamo andare. Trovato il position. Vai, vieni.
Ma non viene. Ehi, oh. Ma non viene. Non ti staccare. Ti sento che ti stacchi. Non ti staccare. Oh, allora viene. Ma perché fa il finto tonto questo qua? Fa il finto tonto il bambino. Sembra che non viene, invece viene. Era una supposizione. Alla fine era di qua. L'abbiamo trovato, ma... Allora, non si può... Ah, vuole che sal... Ah, forse vuole che il bambino... No. No, forse non vuole niente. No, non vuole niente. E Lurk, grazie, Vanix. Grazie mille. Grazie davvero, ragazzi, a tutti. Super gentili. Allora. Ok. Vieni? Ancora non sappiamo il nome del bambino, comunque. Oh, oh. Queste televisioni vengono tirate su da dei cavi. Vediamo se il bambino mi fa salire. Vai. Grazie mille. No, Vanix, questo è il 2. Questo è il 2. Allora. Salgo qua. Mi attacco lì. E a che serve fare questa cosa? Beh, però di intelligenza non è che spiccavo io, comunque. Cioè, non ho mai spiccato di intelligenza, raga. Mia madre me l'ha sempre detto. Bene. Non ho mai spiccato di grossa intelligenza, eh. Serve a morire. Ma io che cazzo so? Pensavo... Madonna, sti numeri mi stanno facendo impazzire. Oggi è il giorno in cui mi romperete i cazzi. I cazzi. Non così. Ho capito. È come... Allora non è di qua, scusami. A parte che luci non ce ne sono, quindi... La sto prendendo nel culo per la maggior parte. Allora. Io... Vai! No, raga, ma non è così. Oh! Ah! Vai! Spingilo! Boh! Easy! Easy, raga! Oddio, easy. Easy. Più rincorsa che mi sembra di morire. Hey, aloppi. Isa. Ok, di qua cosa c'è? Una scala per ritornare. Senza porta. Chi è che fa questi versi? È il bambino di sotto che fa questi versi orribili. Oh oh. Ok, dobbiamo spingere anche questo. Ah, ok, questo è dove c'è il bambino sotto, quindi spingo. Oh, il bambino! È arrivato! Nemmeno il primo ti sei annoiato. Ti devo dire che a me mi è piaciuto così tanto che l'ho finito quasi in una live. Ciao Katta, sì, è il mio compleanno, abbiamo festeggiato tutto oggi. Infatti siamo live da 9 ore e un quarto. Un po' un casino a livello proprio di... stress, però mi è piaciuto. Mi è piaciuto, mi hanno fatto piangere un sacco i ragazzi, quindi. Non era così che... Non era. Un attimo, devo riprovare un attimo. Limbo e Inside li ho giocati con giusto... Ma... Ah, ok. Ma Inside... Vabbè, ci poteva stare. Però lì tenendo, vedi che bello, Ti sei perso un titolone. E non ci arrivo, coglione. Cosa mi tiri la mano? Che non ci arrivo. Ho capito, raga, ma non ci arrivo. Quello mi tira la mano, ma non ci arrivo. Continua ad ammazzarlo, assassina. Guardalo. Che, la ringorsa, vai. Vabbè, dai, è tutto finto. Dai, è finto, dai. Sì, anche a me, Gabriel. Prima mi è piaciuto, me lo sono finito su tutto. Dagli un'altra possibilità, D'Artavion, ti prego. Dai, era un'altra. Sì, è vero. È vero, è vero. È vero, Dark. Infatti ho sentito un po' parlare di questi due titoli. Ok. Oh, qua c'è un coso da toccare. C'è un tizio da toccare. Sono tipo dei ricordi. Sembrano quasi dei ricordi.
Comunque io lo sto ammazzando, sto qua a ripetizione. Allora, piano. Prima un piede, prima un piede, poi l'altro, vai. Bravissimo. Ok. È morto. Chi dovrebbe? Grazie. Lo so, chi lo so. Grazie, boh. Sembrava che non c'ero, ma la Naila ti ha guardato quasi tutto il giorno e io dalla mia stanza sentivo tutto di zero. Scusami. Di zero. Hai sentito pure che io e lei siamo finite a letto l'altra volta. È successo per sbaglio. Lei mi ha lanciato una cosa, io l'ho raccolta da terra e lei ha... mi ha preso da dietro, è stato un momento romantico, ti volevo chiedere scusa. Grazie! Bentornato nella comunità, come per sbaglio? Grazie... che schifo, tutti coriandoli nel palco. Bentornato per il settimo mese, thank you so much. Grazie, Ki. Grazie a te, grazie a Naila, entrambi in realtà. Ancora no, Dart, li giocherò. Se me lo dici così, li giocherò. Maria, mi stanno cadendo i numeri, raga. Mi cadono i numeri. Aia. Scusa, ma se sto così... lo so, si facevano di tanta roba pesante. Infatti, come vedi... questa è una roba abbastanza pesante. Ha steso il bucato? Penso. Non ti so dire. Cioè, il pantalone veramente mi sta arrivando in gola. Spingo i numeri con la testa, così dovrebbero rimanere. Ma come devo fare? Devo spegnere. Maria, non ci vedo. Mi stai rompendo 4 diottrie. Oh oh. What the fuck? L per sintonizzare. What? Grazie Ferrari, grazie per gli auguri. Oh oh. C'è qualcuno che cammina. C'è qualcuno che cammina. Degrado, grazie per la sub. Non so se c'è ancora Degrado, ma grazie ancora. Ok. E non mi faceva correre più veloce di così, Vanix. Molta ansia, Light, ma come sempre questo gioco. Ti è piaciuta Tarallo? Sono contenta. Tante cose diverse, visto? Tante cose diverse. A parte io che facevo la minchiona, però tante cose... quella c'è sempre. Porca vacca. Scendi, amico. Ok, andiamo di qua. Oddio, questo forse si può spostare. Vediamo. Due mani is meglio che one. Va là. Vai, andiamo, vieni. Il gioco del gatto si chiama Stray. Stray l'abbiamo finito, Dan. C'è la live pure su YouTube, tutta. L'ho giocato in 8 ore di live e l'ho finito tutto direttamente. Ho fatto maratona quel giorno. Possiamo giocare in due. Che bello. Allora, tu stai da una parte e sto dall'altra. Tu stai da una parte. Oh, tu stai. Vabbè, come non detto. Come non detto. Vado a fare gol. Fermi. Vai. Go. Oh, c'è una corda. Sì, Wolfio, certo. Ah no, devo andare sulla corda, era ovvio. Fosse la corda, però volevo testare per vedere se le porte non si aprivano. Le labbra secche, ma di un secco. C'ho della secchezza. Piano. Raga, che carino il bambino che mi segue. Ah, lui, devo capire lui come si chiama però, raga. Lui devo capire troppo come si chiama. Anche se questo gioco purtroppo non dice niente, perché è tutto muto. La seccanza vagina. No.
Allora, qua ci... Ehi, qualcuno ha bruciato dei documenti che non dovevano essere letti. Ah. Lo giochi da PC, lo gioco da PS5. Carmelo? No, come Carmelo? Il bambino che sta aiutando, il nome, se vuoi te lo dico. No, se... Allora, se me lo dice il gioco non c'è bisogno. Penso. Si chiama Fabiano. Fabiano! Andiamo. Madonna, c'hanno gli occhi bruciati, chissà. Che ansia tremenda. Ah, non ha gli occhi bruciati. Oh. Vuole qualcosa questa. Vuole qualcosa questa. Ciao Wolf, grazie per gli auguri. Ti darà tutto il gioco. A tempo debito. Ok. Ci deve essere qualcosa da posizionare lì. Oddio, i letti dei bambini, raga, mi viene il magone, sono onesta. Mi viene il magone. Perché il bambino prende il cubo? Io la palla, lui il cubo? Ma è giusta questa cosa che stiamo... Non credo che sia giusta. Non credo che sia giusta. Maria, ora questi cosi mi esplodono. È giusto? Scusi signora, non volevo. I'm sorry. Ho sbagliato. Dovevo scavicchiare, ma invece ho proprio aperto tutto. Vabbè. È andato così. Sembra un orfanotrofio. Sì, è un orfa sicuro è un orfanotrofio. Anche perché i bambini mi sa che ci vengono rinchiusi, soprattutto lui. Sì, Sara, sicuro. Altro che letti, castello, sono 4 stelle. Ma l'hai visti quanti letti ci sono, ta? Sono un sacco. Allora, qua c'era qualcuno legato che si è liberato. Io ho paura della gente legata che si libera. Non è... Oi. Qua... Aspetta, devo metterci la sedia, può essere? Nonna. Forse devo saltare. No, devo saltare dalla sedia. Può essere? A noi la qualità ci ha rotto il No. cazzo, Bettina, se vuoi un gioco molto inquietante, c'è... Neverending Nightmares, che non è un capolavoro di gioco, ma è basato sugli incubi che faceva l'autore. Minchia, per via della sua malattia. Oh, che cazzo dici? Potrebbe venirmi un infarto, D'Artavion. Potrebbe venirmi un infarto. E non sto scherzando. E non sto scherzando. Potrebbe, però sembra molto bello da quello che dici. Madonna, sto tre. Oh, niente, sto tre non si attacca, raghi. Ma manco su presso Katest. Attaccati. Levali per ora. Ma no, si vede il 30, è carino. Ma gli attrezzi non servono però. Ah, forse è questo. Ah, aspetta. 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 Ah, vai, aspetta, vai. Era così. Ciao Gigi. Esatto, si abbassa. Sì, hai ragione. No, dovevo saltarci sopra, Gigi, ho sbagliato io. Via. Side scrolling, se ti... non ti spuntano le cose. Ok. Almeno jumpscare le evitiamo, Dart. No, 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 sono io da sola, però il bambino è con me, l'ho salvato da una situazione sgradevole. Quindi adesso mi segue. Non so fino a quanto mi seguirà in realtà. Non so per quanto ancora il bambino mi verrà dietro. No, non ce l'hai l'accendino qua, purtroppo, Dan. Non è nemmeno la lampada. Cosa devo fare, scusa? Sì. Aspetta. No. Ah, l'ho visto. L'ho visto. No. No. Raga, non ho visto una sega. Non si apre, scusa. Ah, forse con due mani. Con quattro mani. Ciao gamer, grazie mille per il follow, benvenuto. Tira? Ah, si tira però. Perché il bambino prima non era venuto a tirare, quindi... Il bambino non tira. Non ti fa aprire quella roba. E tirandosi. Però il bambino prima non si era attaccato, quindi mi ero...
Sono scombussolata. Raga, che cazzo è? Raga, che cazzo è? Raga, che cazzo è? Raga, che cos'è, raga? Raga, 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 raga. Raga. Questo bisogna alzarlo, mi sa. Raga. Schizzo. Lo pigliavo inchino, raga. Inchina fronte, proprio. Proprio come l'ho preso io, non l'ha preso nessuno, manco me zia. Proprio l'ho preso, guarda. Bam! Mi sono cambiati i connotati, la faccia. Tutti mi si sono cambiati. Tutti i connotati. Allora, io direi di andare così. Può essere che così no, ce la faccio. Elisabetta, no! Vabbè, ma se salto, scusa, invece di... Bravo, bambino! Ok. La finisci di uccidere... Ma io che cosa c'entro? Il pupo che si auto-ammazza. Il classico colpo di te, forse un po' troppo... Chi è quello? Ehi, amico. Vuoi giocare a palla con me? Tu volere grossa palla, io avere te... Io avere te come amico, ma tu avere poi grossa palla. Grossa palla, non risparmiare, amici. Grossa palla, essere per sé... Aia. Grossa palla per sempre. No, non la vuole, raga. Cioè, ti stacchi... ho capito. Capito, Batti, ma io che cosa c'entravo in tutto questo? Sì, sincero, onesto. Minchia, sti numeri. Mi sa che li devo staccare tra poco, raghi, perché non si attaccano più. Porca! Ah! Minchia, è pieno di trappole sto posto di merda. È pieno di trappole. Vabbè, ho capito. Mi stanno ammazzando de botte. Oh, chi cazzo? Ok. Piano. 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 Salta. 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 Oh, porca! Ma non piano forte. Cos'era? E due. Beh, ho capito, non l'ho fatta apposta, raghi. Non l'ho fatta apposta. Facciamo scoprire il bambino da qua. Porca Eva di tua sorella. Ecco, lui mi chiude l'entrata. Ma come si fa? Io non so dove... Io corro. Corro. Oh, Isa. Ok. Non ero... Sì, era un mobile. Non l'avevo visto. Ma qua c'era qualcuno prima. C'è una bambola. C'è... Ah, è una... È una di quelle scimmiette con i piatti. Polpette di bimbo, buone. No! Aia. Aia. Oh, no! Santo cazzo. Santo cazzo. Santo cazzillo. Sì, ma come mi sono salvata? Lei è scivolata. Scivolato che manco Ronaldo, cioè. Manco Ronaldo scivola così, ragazzi. Sinceri, onesti. Onesti. Atletic, Ace. Manco Ronaldo, ragazzi. Aspetta, piano, eh. Ma siamo tornati indietro. Ma che situazione è mai questa? I! Qua! Fu. Chi è? Cosa vuoi? Chi va là? Alto là. Intrappolato. Figlio maniaco. Ma chi sono? Bambini senza testa. Ma sono dei bambini senza testa. Sento cazzo da rock, sì. Ma chi sono? Mi hanno rubato il bambino. Aspettate, c'è Lele che vuole uscire. Vai.
che volevo uscire dalla stanza. Oh no. Presto. Allora, il bimbo ce l'hanno fottuto. Il bimbo ce l'hanno rubato, ragazzi. Ih, porco. Ah. Niente scaletta. Ok. Il bambino ce l'hanno rubato, il nostro amico. Un numero... C'ho 0 anni, ragazzi. Oh, ma questo... Oh, ma questo... Ehi! Oh, è andata bene, ma in palestra? Che cazzo è successo? Glielo devo sparare in testa? Quello è Gennaro il bullo, bastardo. Gennaro! Niente! Ah no, scusa, aspetta! Sbagliato. Sbagliato, Gennaro il bullo mi ha scopato. Come aggiorna? Ciao external! Come aggiorna il sub goal? Raga, ma non è arrivata la sub. Ma dov'era la sub? Ciao Giuseppe, grazie per gli auguri. Grazie a tutti per gli auguri. Aspetta, che c'è Gennaro il bullo. Minchia, ti ho spaccato il frantoio tutto. Io chi sono un poeta però, perché io me lo porto. Grazie mille per gli auguri. Grazie a tutti, raga. Davvero. Strike! Strike, corridoio 6! Strike! È andata! L'ho preso in pieno, cazzo! L'avevo visto, però ho detto, vabbè. Chi sarà mai? Madonna, io vorrei fare questo tutto il giorno. Si può fare? È caduto il 3, l'hai visto? Era il 3 quello, Simone. Attenzione, Bab. Ho capito, ma io che cosa c'entro? Scusami, sennò loro che mi vogliono male qua. Allora, raga, io posso fare una cosa. Vado piano, 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 piano. Poi. Minchia, porco. Ah! Torna indietro. C'è il comeback, giustamente. Prendi su martello che dobbiamo andare. C'è 1200... Davide! Grazie mille, in piena convalescenza dopo l'intervento. Spero sia andato tutto bene, Davide, come ti senti? Ciao Ela, grazie per gli auguri. Allora aggiorna il sub goal Babba. Aggiorna il sub goal, hashtag Babba30. Per oggi rimarrà questo l'hashtag. Per oggi rimarrà questo l'hashtag, penso proprio di sì. Allora, signori, io vado così. È giusto, raga? Di 10? Di 10, perfetto. L'ho fatto di 10, quindi dovrebbe essere più o meno giusto. Sì, a posto, è andata. Easy. Ok. Andiamo con su martello. Andiamo con martello, via. Via. Grazie mille a tutti i ragazzi per il supporto al canale di oggi. Anche se dopo tutti i regali che mi avete fatto, davvero non c'era motivo, raga, sincero, onesto. Maria! No, scusa, non era così. Non era... Davvero, cioè, non c'era davvero motivo. Con tutto quello che avete fatto, non dovevate darmi nulla, praticamente. Minchia, qua c'è qualcuno che esce. 3, 2, 1... Aia. Allora, 1500 è l'obiettivo. Ciao Silverni, 1500 era l'obiettivo, però non ci arriveremo, ragazzi. Ormai sono le 6:30, non vi preoccupate, anche se non arriviamo all'obiettivo. Oggi avete dato il culo, il cuore, l'affetto, tutto, il tempo, avete dato il vostro tempo, tutto. Quindi no. Davvero. Cioè non mi dovete dare proprio più niente, cioè non mi dovete dare niente, non mi dovete nulla, zero. Dopo quello che mi avete regalato, raga, sincero, onesto. Però stasera, se riesco, faccio una cosa figa con l'iPad. Vediamo se ci riesco. External! Grazie mille. 30 mesi, external. 30 mesi, cazzo. 30 mesi. Giuro che non è fatto apposta. Ero l'unico non sub al momento, lol.
Auguri, Exte! Tieni, tieni! Auguri! Grazie, External! Sì, giù! A 1500 Resident Evil 7 e 8 VR, se riusciamo. Grazie, Exte! Davvero, di cuore. Come sempre, ma già lo sai. Grazie davvero. Ai. Ma c'è una professoressa, ragazzi. Katux! Grazie per il raid! Benvenuti a tutti quanti per il raid! Grazie. Benvenuti. Stiamo giocando. Sono morta. Tutto questo sono morta. Fatemi uno shoutoutino al signor Katux. Andate a lasciargli un follow on. E mi raccomando, ragazzo, super simpatico, buono, gentile. Davvero. E anche lui oggi ha partecipato al mio regalo di compleanno. E a questa roba con scritto comp. E con questa penna con scritto Babba Lucy. Anche lui ha partecipato. Grazie mille, davvero. Siete infiniti. Siete infiniti, grazie. Hai 0 anni. Sì, c'ho 0 anni, raga. Perché il 3 è perso. Il 3 si è smarrito. Quindi è rimasto lo 0, però. Allora. Vai morire ogni 5 minuti. Ho capito! Una cosa figa con l'iPad. Giocherai a Stumble Guy. Ma va, tappa. Ma che... Io giocherò con l'iPad. Io ci lavorerò come una maiala. Non vedo l'ora. Io non vedo l'ora di fare questo. Questo, cioè, io non vedo, è il mio sogno, questo era il mio sogno. Lo devo ancora impostare tutto ciò, Devo ancora sistemarlo, devo ancora metterci un sacco di roba, ma... Come se io stessi impazzendo, nel dubbio mi dissocio, grazie. Ci mangerai sopra, esatto, Light. Proprio così, sì, con la lingua di fuori. Mangiare il sushi con l'iPad, potrebbe. Ragazzi, manca l'ultimo. Lo spariamo a fine live. Io dico, direi che questo ce lo teniamo per fine live. Che dite? L'ultimo, appena arriva Tiziano, lo spariamo in testa a Tiziano. Non dite nulla a Tiziano, tanto in questo momento sta lavorando. Non dite nulla a Tiziano che sta a lavorare. La tuzia pelata col cerchietto. Quanto dura la live? Penso fino alle 8:30. Stiamo aspettando Tizianino. Auguri! Madonna, sono piena di... Ma c'ho solo coriandoli. Non vedo nulla. Lo stream deck è pieno di coriandoli. Ma mi vede? Ma mi vede, raga? Ma mi vede? No, vabbè, ho capito! Ho capito! Nashira, grazie mille per il raid, benvenuti pure a voi ragazzi, grazie mille, shout out a Tino e anche la signorina Nashira, mi raccomando, che è una bella guaiona pure lei, toscana, quindi mi raccomando il followino, mi raccomando, ok, bravi. Oggi stiamo festeggiando il compleanno, raga. Grazie Nashira per gli auguri, stiamo festeggiando cosa stai facendo? Stai festeggiando il compleanno e quindi siamo da un po' di ore in live, credo che dovremmo arrivare intorno alle 8:30 ancora e stiamo giocando Little Nightmares 2 appena comunque iniziato. Ciao Day, grazie, Daily in realtà, grazie. Ah sì, una bella guaioncella, diciamolo. Si festeggia i 15 anni, sì oggi si festeggiano i 0 anni, faccio 0 anni oggi, Nashira. Stai tranquilla che 3 si è suicidato. Dov'è il 3, raga? È morto, vero? Ecco. Il 3 si è suicidato, tipo circa. E qua, ma è muore. Ogni tot di tempo il 3 muore. E ormai il 3 non si attacca più, manco su paghi. Manco su paghi. È morto. È morto. Sì, no, il 3 c'è, però è un 3 mezzo morente, ecco. I primi segni, esatto, i primi segni. Come stai tu, Nashira? Spero tutto bene. Sì, però non capisco una cosa. Perché mi vedono? Mi metto il cappello a punta. Ehi!
Cosa grida qua? Ma è pazzo. Momento di merda. Speriamo che passi veloce, Nashi. Come tutte le cose. Speriamo che anche questa passi. Ecco, niente, raga. Il 30 non sa da fare. Il 30 non sa da fare. Se ti muovi quando stai girata, si ti vede. Ah. Ma non mi muovo proprio. Fermi, fermi, piano. Madonna, che ansia sto gioco. Mi metto qua. Ferma. Sembra la mia prof di analisi. È una tipica prof di matematica questa. Stronza e bastarda. Stronza e faina. Mi infilo nella porta. Ok. Oh. Allora. Ci sta una chiave da fare cadere. Ora. Come? Si fa? Stai fermo, zero. Domanda, puoi andare in profondità? Sì, però non mi conveniva perché mi vedeva. C'è qualquadra che non cosa. Io posso fare qualcosa? No. Lancio addosso la chiave. Ma e non so, ci sbatto? Do la testata. Boom! No. Ah, posso salire. Vabbè, niente. Perché mi... Beh, ho capito. Mi sta solo a morire questo. Ciao, Snake. Ma mi sta solo a morire. Vabbè, ho capito. Brava, ottimo. Ma non era questo il gioco? Mi sa che non dovevi salire. Ma secondo me devo salire. Però salgo e poi salto. E corro via! Ah! Fermi. Chi si muove lo banno. Fermi. Grazie, Angel. Oh mio Dio, ma che cazzo di testa ha? Ma è enorme la testa. Lo so, Dodo. Lo so, Dodo. Purtroppo... E lo so, è enorme, Dodo, è enorme. È enorme. Oh, oh. E mo? Tua sorella pelata. Tua sorella... Porco! Ritorna indietro. Stai fermo. Oh mio. Signore. No ragazzi, mi sto cagando addosso. Minchia, la mia prof di inglese questa, oh. Guarda chi va a copiare i compiti. Non ne stanno copiando. Mi ha beccata. No, mi ha visto. Mi ha visto. No, mi ha beccato il bambino merdoso. Fanculo, bambino merdoso. È tipo Alien e Xenomo. Sì, esatto. Ciao, ciao Idecchi. Buonasera, pupa. Sembra la mia ex prof di matematica. No, raga, è proprio una prof di matematica, cioè. Che poi lui che esce, cade. Stai fermo. Stanno a uscire. C'è la prof... Maria, che è brutta. È casuale dove va. È casuale. Iaiaiaia. Non si può camminare sotto i banchi. Ciao Lorid. Grazie per il compleanno. Grazie per gli auguri.
Invece sì. Ma non tocco i piedini dei bambini. Prima mi ha scoperto così. Ciao, abusi. Prima mi ha scoperto toccando i piedi. Aia, porco. Raga, mi ha scoperto perché gli ho toccato i piedi al bambino prima. Siete sicuri? Uè! Ma vaffanculo. Francesco! Sì, oggi bannato. Ma non li devi toccare i piedini, ho capito? E lo so che non si toccano i piedi, raga, ma io... Stai fermo, Zero, almeno tu. Stai fermo. Uè! Porca. No, raga, mi incula, me lo sento. Me lo sento. Dietro la cattedra, dici? Ma se io vado dietro, dove mi nascondo? Ma cosa sta facendo? Sta misurando il banco? Signora, cosa sta facendo? Il primo che parla lo fotto di legnate. Non parlate. Ok. Bla bla bla. No, i bambini. Si bacia le sue creature. No, gli ha dato un colpo de mazza in testa in realtà. Allora. Aia. Sta a misurare il banco. Che sta facendo? Perché gli misura il banco? Bele! Chi ha quanto graffia nella porta? Sì, vabbè. Ci vado nel sottogonna, ci vado, raga. Ci vado nel sottogomma. Gomma. Sì? Vada. Ah! Tua sorella quella pelata. No, mi hanno beccato i bambini. Allora, mi dici che senso aveva qua? Che senso aveva? Questo come si faceva? È l'ora di religione. Potevi correre? E il problema è che non mi ricordo com'era l'altra porta. Raga, mi vedono i bambini però. Se mi vedono i bambini ho perso comunque. Vai, Aurora, non ti preoccupare, boh. Io non so dove minchia sono. Non è detto. No, il bambino mi vede, Clonoa. La tua sorella. L'hai vista quella testa lunga lunga, Laila? È enorme. La professoressa ha una testa enorme. Gigi, dov'è? Gigi! Niente, Lele ha intenzione di scassarmi la porta. Lele. Mi vuole scassare la porta. E vieni. Mi sta scassando tutte cose. Cosa vuoi? Vuoi salire in braccio? Ma non sono spazio, amore. O io o tu. Cioè, o io o tu. Non c'è spazio per due. Ciao, Luke. E niente, raga. Purtroppo in questo periodo ha tanta paura delle cose. Quindi per ora ce lo teniamo in braccio. Ok. Io giocherò così, scusate. Molto morbido. Oh, stai piano.
Momento cane. Io da Kiss mi faccio vedere proprio. Adesso arrivano i botti, pa. Nei. Hai botti per. Ai! Hai ruttato, eh, singhiozzo? Hai singhiozzo, Lele. Oh, Gradlus! Grazie per le 5 sub! Thank you! Grazie mille a Gab, a Lord, a Luke, ad Alessandro, a X. Grazie mille Gradlus per tutto, thank you. Grazie per il pensiero. Per il cane parlo. Ah, sì. Ah no, ho sbagliato. L'ho capito cosa dovevo fare, ma l'ho capito dopo. Grazie mille davvero. Eccolo, Luke Sabato. Allora, devo prendergli il tubo e scappare. Giusto? Cadulus, stai bene? Va tutto bene? Spero di sì. Spero di sì. Vabbè, a Palermo botto ogni sei. Sì, esatto, Eden. Quindi pensate come vivo io. Devo prendere il tubo, forse. Ma non farmi vedere dal bimbo bastardo. Oh, suca, suca, suca! Se sei un coglione tu lo sai, batti le mani. Se sei un coglione tu lo sai, batti le mani. No, come mi ha... Scusa, di qua non ci doveva arrivare. Ma come mi ha preso? Dai, ma stai mentendo? Che bimbo bastardo. Devi farlo fuori col tubo. Sì, lo so, ma non riesco a prendere il tubo, però. Si strozza. La! Minchia, nel culo te lo ficco il tubo. Porca Eva, dove te lo ficco, guarda. Guarda dove te lo ficco. Ma è una specie di scuola? Penso di sì. Ho dato una craniata sul palo. Però mi sa che devo dare una palata anche qua. Sì, ma non mi prende più il tubo, raghi. Oh, oh. E mo? E mo me sa... E mo me sa che sì. E mo me sa che... Devo ripetere tutto da capo. E mo me sa... Sì, bug. Devi rifarlo. Ma vattela a pigliare dal culo bastardo. Ah, come mi serve solo per questo il tubo? No, vabbè, è buggato il gioco. Io l'ho buggato. Si è buggato da solo. Chi è? Bambino merdoso. Vabbè, ho capito, però. Ci devo rompere la porta col tubo, raga. Ciao, Saretta. Ci devo rompere la sua testa. Sì, vabbè. Ma mi salta addosso. Io odio i bambini che saltano. Non so come fare. Ciao, Infernal. Tutto bene, grazie. Ah, ti strozzai, sì, pezzi di merda. Succhiami la fava. Ciao e grazie. Vado. Lo diceva anche Puffo Brontolone. Io odio i bambini. Boom. Boom. No, quello è il muro. Quello è il muro. I'm sorry. I'm sorry. Ok, io me lo porto questo. Siamo nella vita. Allora, vai di qua. Di qua. Che ne so. Ora la mia passione è rompere la testa ai tizi. Oh oh. C'è qualcuno che lavora. Attenzione. Uè, bella. Zia, come stai? Bellissima. Ciao zia.
Belli, guarda che carina. Ciao Mary, grazie per gli auguri, figurati, papà. Silenzio, che c'è zia Belarda che ce la vuole mettere nel culo. E a me non piace farmela mettere nel culo da zia Belarda, sincero, onesto. Onesto. E io questo lo salto, raga. Lo salto! Pronto? Sì, tutto bene. Sì. Sì. Ok, un bacio grande, un bacio grande. A voi e famiglia. Buona cena, Angel. Grazie. La roba sta nonnetta. A me raggiunge bene in realtà sta nonnetta, però meglio così va. E ci fanno le sigarette qua sopra poi? Aia. Ci arriva qua sopra, nonnina? Ci arriva qua? Se ci arriva... Mi picchio. Via, via, via. Hai da accendere? Accendere! Libreria. C'è pure la nonna bastarda. Ok. Io sono piena di peli in questo. Sto toccando tasti ma anche peli. Piano. Piano, 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 piano. 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 Pianissimo, pianissimo. La prof di italiano. Ho visto adesso quando hai aperto il mio pacco. Mi stavi quasi scammando. Ti stavo scammando perché non mi erano spuntati i bigliettini. Hai ragione, ti stavo quasi... C'è, amore. Comunque è tutto a posto. Mi dispiace averti tenuto il lurche praticamente tutta la giornata. Ho finito da poco, ma va, figura di Gradius. Anzi, in realtà, grazie mille anche per tutti i lurker che ci sono stati. Davvero, oggi. Grazie mille a tutti, ragazzi. Mi avete pensato a un botto. Grazie. Grazie, infinitamente. Grazie ancora per gli auguri. Ho starnutito sul cane. Che schifo, amore, scusami. Non si lava il cane posto. Che scusami. Ho starnutito, ho sparato i coriandoli in giro poi. Scusami. Che bellino questo cane. Ti piace? È un maltesino. Guarda che tutti. Lele, guarda la cam. Vabbè, gli ho schizzato sopra. Ti chiamo il telefono azzurro per Lele. Non mi leccare, non mi leccare. Cosa lecchi? La sorella. Grazie, dei. Ma porco, mi sono cagata addosso. Schizzo. Scusami, Lele, ti farò spaventare perché io grido. Scusami. Non grido più, perdono. Scusami, scusami, scusami. Lele, scusami. Dodo, scusami. Fermi. Cosa ti ha regalato Tiziano? Lo scopriremo a quando arriverà Tiziano. Aia. Tua sorella, tua sorella. Tua sorella, diglielo, tua sorella. Che bella questa parte. Onesta, mi sto cagando addosso. Onesta. Ti ho conosciuta perché mi è stata regalata la sub esattamente un anno fa. Questo mi fa pensare che è quasi un anno che aspetto la emote di Lele.
È vero, Iva. È vero, Iva. C'hai ragione pure te. Lele, aspetta. Lele. È tua sorella. Che c'è? Che c'è? Vedi qua. No, devi decidere dove stare. Vuoi scendere? Cosa vuole fare? Vuoi scendere? Non capisco, se non mi parli non capisco. Tu non mi parli, manco mi dici le cose. Questo non è tuo, è mio, stai calmo. Allora, vai. Ma che bello che è, Lele, sì. È bellissimo. Nostro Lele è bellissimo, punto. Succhiami le palle, troia. Raga, non si apre la porta. Raga, la po... Perché non si apre la porta, raga? Povero Lele, sono tirato addosso, un lato sì, un po' di tutto. Ma perché non sale? Non entra, ce l'avevo fatta. Bello sto salto proprio, eh. Bello sto salto alla razza de Gun. Tua sorella. Non si apre. No, non mi si apre. No, non mi sia, non è di qua che devo andare. No. Oddio, c'è mia zia, aspettate, fermi. Scusate, quando tengo il telefono coi capelli mi si strappano i capelli e toglierlo non è facile. Ciao Lupo! Mannaggia, non riesco più a passare. Oh Lupo, ognuno ha i suoi cazzi, Lupo, non ti preoccupare. Schizzo. Buona cena, Xte. Buona cena. Ciao Lupetto, spero tu stia bene, pu. Non devo andare di qua, mi sa. No, non devo seguire lei. Ah, può essere che devo andare da altre parti? È un onore comunque, ragazzi. Io è un onore comunque avervi qua anche solo quando potete. Sapete già la mia frase, io... Cioè, per me è davvero un onore a prescindere. Non... La sera giocare qualcos'altro? No, facciamo questo, Infernal. E poi appena arriva Tiziano, verso le 8:30, e dovrebbe arrivare verso le 8:30... E vado con Tiziano, che ceniamo, anche perché sono qua da 10 ore e 2. Poi anche casinato, ma ci sta Lupo, è normale, poi è tanto da fare. Non c'è posto per le altre cose. E non c'è stato più posto né per il fumo, né per la pornografia, né per le chat. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Gesù.
Grazie Vara, grazie per i 1000 bits. Siete malati nella testa. Grazie. Auguri, grazie Argo, grazie mille a tutti. Siete malati, non mi dovete, raga, mi dovete fare un piacere, non mi dovete regalare più niente, almeno fino al prossimo anno. Non voglio più niente. Non sto scherzando. Un cazzo di legno è volato. Un cazzo di legno, se volete regalarmelo per me va bene. Che quello può servire sempre nella vita, incredibile. Può servire, ragazzi, se vi va, fatemelo. Appuntiamo. Il cazzo di legno va bene, raga, va bene, quello ci sta, secondo me, quello ci sta. Volete. Per Natale sì. Scordatelo, esatto. Allora, a parte che mi avete riempita di sub, cioè che io veramente non siamo tornati a 1.206. Va bene. Ok. Fate con calma, non vi preoccupate. Fate come se io non esistessi. Ci sta. Sì, ma 1.206 no. Cioè, grazie davvero. Unsubbo subito. Bravo. Raga, ma dove cazzo devo andare? Ah, dove veniva lei? Forse dovevo andare. No. Non devo andare dove veniva lei. La scatola. Ma la scatola è là. Tu intendi questa scatola? La scatola è qua. E non serve per salire questa zona. Ah, la scatola! Scusa, ho capito ora. Che poi mi sono trovato anche la mia... quello che per te è Tiziano. Davvero. Auguri lupo. Auguri lupetto. Sono molto felice per te. Molto felice. Lo sai. Quando vuoi vieni qua, mi racconti le tue cose zozze, me le dici. Sono curiosa delle cose che sono zozze, cioè almeno sempre. Più o meno. Maffi, ma di che thanks? Ma lo sai, cioè, lo sai. Ciao Xuderone, comunque ti avrei dato 23 anni. Grazie, bravo. È questo quello che voglio sentire dai miei comp. Bravi. 23 anni me li sento, 30 no, ammetto. No, unicorno c'è da stamattina. Unicorno c'è da stamattina, in realtà, poverina. Scrive quando può che poi starà lavorando, tipo. Allora. Questo posto mi ricorda il DLC del primo. 23 per Gam, tua sorella. Voleva dire, voleva scrivere 32. Senti, ti prendo a schiaffi in faccia. Fabri, stai molto calmo quando parli con me. Anasta, grazie. Anasta, come vuoi essere ovunque. Grazie mille per il ride. Thank you. Cose zozze, un mese e mezzo e manco una No! Ma si è sentito Dodo? Non so se si è sentito. Onesto. Allora, Dodo, ho detto no, la botta no! E lui... Così. C'è rimasto male... Lupo, vai di discopare perché c'è Dodo che... Poi mi si incazza l'uccello, eh? Però io te l'ho detto... Lupo, io te l'ho detto, te trovati un modo perché qua o bottiamo o... Dodo si arrabbia, te lo dico. Onesto. Calma, bab, era Dodo. Onesto, cioè, io Dodo quando non fate vibrare l'uccello lui lo sente, lo capta. Lo faccio per Dodo, tu diglielo a lei, senti, mi dai una botta... Guarda, facciamolo per Dodo. E lei ti darà chi è Dodo. Tu lascia fare. Poi te lo dico in privato, te lo dico. Tu lascia fare. Facciamolo per l'uccello. Ah, ricomponiamolo. A che mi serve? Ah, è giusta questa cosa che stavo facendo. Vabbè, sono troppo intelligente, ragazzi. È inutile. La mia intelligenza mi sovrasta. Ho un uccello che aspetta che mi... Esatto. In pappagallese vuol dire la botta, sì. Lo so. Oh. Minchia, che musica di merda. Minchia, che musica di merda. Chi sono Picceriddo? Ah, ti tocco! Ah, no. Aiuto. Tiziano? Boh, arriverà alle 8:30. Ti vi piaba, devo andare. Ma prometto che tornerò. Quando vuoi, Lupo, sai dove trovarmi. Siamo sempre qua. Quando vuoi, Pupo. Allora, dobbiamo creare una scaletta. Dobbiamo creare un...
Che cos'è questo? Ah, è il mistero misterioso. Ok, quindi bisogna mettere le teste come dice il gioco. Se no, moriamo. No, 100-100. Allora, questo va ehi. Questo... Ah, la cappella. Va di là, in alto. 1, 2, secondo. Sì, Balgur. Deve fare scacco matto. No! Porco mondo, leva gli sta capa. Che la capa non è sua. Vai, qua. Poi, madonna raga, mi sono finita a morire. Morire. Il mio mondo. Ehi. La cucchiarò. La capocchia. Sì. Allora andiamo avanti. Andiamo avanti, che le teste non si testano da sole. Allora bisogna trovare la testa. Il problema è che una testa è qua, ma io non ci arrivo. Quindi bisogna trovare qualcosa con cui fare spessore. Facciamo una bet su Tiziano? Scommettiamo sull'orario? Ma perché dici di no? Dici che non ce la fa? Dai, raga, ha detto Tiziano che usciva alle 8:30. Quindi per me alle 9 è qua Tiziano. No, massimo 9 è qua Tiziano, dai. Dai, raga, non voglio rimanere da... Tiziano, non mi farei rimanere da sola perché ti buco le ruote della macchina. E lui ce l'ha la macchina, quindi bucarla è facile. Prova a salire sulla regina. No, l'ho capito ora come si fa. Because in my mind it's over 9000. So, if I tog capocchia in this, I put the capocchia in the other side. Capito? Ah. Poi la metto qui, la butto là. Poi prendo questo, lo metto qui. Suca, no, non così lontano, vabbè. Lo metto qui. Poi vado capocchia presa. Easy peasy. Guarda là. Va come la prendo. Mamma mia. Fatto. C'è da passare. Cione. Grazie mille per gli auguri. Io credo in Tiziano perché lui sa vibrare. Sì. Allora. 1, 2, 3. Allora. Quella piatta va sotto. Vai in quella lì. Quindi piatto sotto. Di qua. Fammi passare. Fammi passare. Piatto qua. Capocchia qua. Di qui. E croce. E croce invece sotto. Ciao Alex, grazie per gli auguri. Questa va qua. Quando volete vi insegno a giocare, ragazzi. Allora andiamo avanti. Quando volete vi insegno a giocare, non vi preoccupate. Cos'è aperto? Niente. Vabbè, sono molto... Ah. Cosa ho aperto? Ciao, Iver. Cosa ho aperto? Grazie mille per la compagnia. Thank you so much. Cosa minchia ho aperto? Ho aperto qualcosa. Una porta, qualcosa. Oh! L'ho visto. Ti tocco. Fatto. Raga. Ho sbagliato qualcosa. Avrò aperto la porta sotto, forse. Può essere. Lucchetto sotto la porta. Che era quella di sotto, sì. Che era questo. Baba, ma dove vai? Ma io che cazzo ne so. Raga, ma avrò sbloccato la chiave, ma non l'ho vista. Dov'era la chiave? Sì, l'ho visto che si è accesa la luce. Ho scommesso che arriva alle 20:45. 20:45, 20:30, 21. No, 20:30 esce. Non arriverà mai prima. 21 potrebbe, ragazzi. Pronosticate. Vi do i punti a gratis. Vediamo. Magari non l'ho vista io. Ho messo alle 21. Complimenti. Raga, si è aperto qualcosa. Che cos'è, cane? Cane, che c'è? Ah, mi avete fatto paura. Vai, cane. No,
No, pensato che stava entrando qualcuno. Babà, oggi mi hai fatto emozionare. Simo, io non ho fatto niente. Stai calmo. Father, che onore. Bentornatissimo nella community Cop. Vuoi portarti i pasticcini? Sei pasticcini. Buon compleanno, babà. Ehi, pasticcini. Tiziano come minimo deve portarti dei pasticcini PS. Tiziano mi ha portato i regali della community. Mi sa che ha lavorato per noi, per voi, per noi, per me. Grazie, Tiziano, ancora. Anche se non ci senti, Tiziano. Grazie. Comune di Palermo. Create una corsia preferenziale per Tiziano. Mamma, io non so dove infilarmeli. Per fortuna abbiamo fatto spazio, mamma. Tu pensa a questo senza lo spazio che abbiamo adesso. Io volevo far vedere a papà questo. Dopo, sono troppo eccitata per tutti i regali. Mia madre gli fa a mio padre. Edoardo, hai visto quante cose gli hanno regalato? Raga, c'è il letto pieno. Andiamo. E allora, Foxy, l'hanno presa, mi sa, su Apple. Perché su Apple ci sta il modo per scrivere le cose. Non so se si aggiungono dei soldi in più o se è gratis, ma ci sta l'incisione. Forse i ragazzi vi possono dire se è gratis oppure no. Ah, devo spostare. Aspetta. Oggi abbiamo spacchettato, Bader. Abbiamo spacchettato per 4 ore di fila. 4 ore di regali della wishlist. E poi la community dei comp mi ha regalato l'iPad e la penna. L'Apple Pencil con l'incisione comp e Babalusi. Appena ho letto comp sono scoppiata a piangere, ma questo... Signor Dodo, lei deve stare molto calmo per far arrabbiare. Ok. E quindi oggi diventi ricca. Sai cos'è, Mary? Io penso di essere già ricca. Sembra una frase fatta, bruttissima. Però nel senso, io sono ricca perché ho delle persone che mi vogliono bene, che siete voi. Poi, a prescindere da tutto, ho delle persone che comunque sia mi vogliono bene e che ci tengono. Quindi non sarò mai da sola. Capito? È quello. Ciao Barbara, buonasera. Non sarò mai una persona che tu dici da sola. C'è sta lo chef pure qua. La sera babà dorme per terra. Sì, Balgo, gli ho chiesto a Tiziano di aiutarmi a posare tutti i fumetti, ma non so se mi aiuterà. Se Tiziano non mi aiuta a posare i fumetti, io non so che cosa fare. Aia. Minchia, questo lo uccido col mestolo, porco il cazzo. Minchia, ti do una coglione di merda. Dai, vieni pure tu. Dai, vieni. Gnagna. Dai, vieni. Vieni. Gna. Vieni, dai. Qualcun altro. Sì, vieni pure tu. Zelle. Porco, questo mi ha preso. Questo mi ha preso. Ciao, Pixel. Auguri, babba. Grazie. E lo Switch per la Switch. Esatto, lo Switch per la Switch. E anche il proteggi iPad. Spacca. Quasi fatta. Solo che quando mi corrono incontro non so come fare. Che dai, non rompere. Let's go. Vai. Tua sorella. Vai. Scinni duoco. Beh. Andiamo. Ma mi porto un mestolo però, perché già mi sento male. Mai sottovalutare i bambini. Never. Grazie, Panchecco. Grazie, Ino. Spero che vi siate piaciuto. Io spero solamente che vi siate divertiti. E non vi siate annoiati, più che altro, ragazzi. Cioè, onesto. Ma dobbiamo spizzare. Sì, non ho capito cosa devo fare. Non ho Lasci sto mestolo, puttana Eva. Ma che è sta canzone? Non ho capito, questa è un'incucchiata, però, raga. Questa è un'incucchiata. Ah, questa sono amareggiata. Zardok, buonasera. Ho seguito in silenzio, grazie mille. Sì, ma ho capito, ma questa era una cucchiata. Ma che devo fare là? Minchia, ti schiaccio la tempra. Devi portarlo qui. Ma chi?
Al bambino bastardo? Devi guardare molto. Lo metto nel forno? E quel forno funziona? Ah no. No, arrivo, lo posso solo uccidere. Che poi non sono bambini, sono marionette comunque. Sono di legno, sono marionette. Non sono bambini, raga. Pigliele a colpi cucchiaio. Lo sto facendo, Balgum. No, aspetta, ci provo, Vanix. Minchia, porco, ho sbagliato. Questo non lo so fare. C'è una testa intera lì, sì, l'ho staccato intero. Sì, bambini hanno organizzato un rave. I rave sono illegali in Italia. Attenzione. Minchia, nintia, sta. Mare! Mare! Via! Scendi! Niente! Ehi! Non ce la fa usare? No, angati. Che mia nonna sarebbe fiera di me, cazzo. Allora. Raga, non mi si apre. Magari usi la testa come caffè. No, vabbè. Solo io non potevo arrivarci, il resto della community c'era arrivata già. Solo io non c'era arrivata, il resto della chat c'era già arrivata. Andiamo. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso, via. Ehi. Io sono amico vostro, buonasera. Tia, che casino. Signora, quanto ketchup sta mettendo su quella panchina? Si calmi. Ed ecco spiegato perché io non avrò mai dei bambini. No, sto scherzando. Sì. Il delirio. Matti, è un problema. Sì. Vabbè, che cavolo, non ci voleva. Ho capito, io no, però Mary. Tua sorella pelata. Guarda questo stronzo che voleva picchiarmi la testa. La bamba fa male. Sì, bambini maleducati, va. Ehi, 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 ma gli ha spaccato la testa qui. Ma poi scusami, non sono amici questi. Grazie, Simotto. Ma non sono amici quei, si stanno a picchiare la testa. Ciao, Toby. Ma quelli salto, che bello, il salto della corda. C'è un bambino messo malissimo. Bambini, non si gioca così. Oh, che cazzo spingi, coglione. Io mi faccio passare ubrio di spingere. Cretino di merda. Ti mando mia madre. Deficiente, va. Mi è rotto. Abbasso il volume, vai. Ah, lo devo abbassare forse pure io il volume, sai, forse è troppo alto. Tutorial come diventare bully. Esatto. Sì. Perché devo prendere questo? Me lo metto lì. Senza romperlo. Se puoi, gentilmente, senza romperlo. Gentilmente. Qua. Ma non, non. No, ah, forse dobbiamo lanciarlo. Guardalo. Le. Era un pa. Era un passo. Era un passo. Era un passo. Non è vero. Come si clicca il pulsante? È finito. Ho sbagliato il gioco. L'ho sbagliato, raga. Devo riprendere al salvataggio. Raga, 100-100 sbagliato. 100-100 sbagliato. Il tappo forse lo puoi usare. E non me lo dà in mano. Non me lo prende. Non me lo prende. Non è che non lo voglio prendere, è che non me lo prende. E non me lo prende. Sali. Dove? Qua. Ehi. Allora non era il barattolo da usare. Vabbè, dai, però ci avevo creduto fosse il barattolo da usare. Va bene, dai, ci avevo creduto. Era un bel. Era bello. No! Raga, non mi invitate mai a casa vostra. Non mi. Se avete delle cose di vetro, non mi invitate mai a casa vostra. Fidatevi. Non mi invitate. Perché potrei rompere le mensole, le cose.
Vabbè, allora dillo. Fefe, non mi invitare perché è un attimo qua che... Eia! Eia! Ho sentito il rompimento delle... ho sentito il ginocchio rompersi. È stata una frattura... Penso una frattura multipla. Minimo. Ma siete sicuri che se io clicco con questo non s'apre? Siete proprio sicuri? Secondo me era un pelo dall'apertura. No, niente, ha sempre quello come scopo, va bene. Mi nutro e torno. Mentre parlavo con mia zia al telefono, erano cazzi amarissimi. Per fortuna non l'hai fatto, Matti, perché non c'eri. Sono molto contenta di questa cosa. Per fortuna. Ok, andiamo avanti, signori. Madonna mia. C'è altro lancio? No, non si può. Cioè, non c'è qualcosa... Ma tanto, hai fatto 30, faccio 31. Facci 30. Si arrabbiava la zia, penso. Ciao, Ermatto. Ah. Ah, questo non si rompe. Attenzione, non si rompe. Bastava chiedere. Quello non si rompe. Ah, è fatto allora. Questo è fatto apposta per il pulsante. Mamma mia. Scusa, non ho capito. C'è un cervello. Questo è il cervello di D'Artavio, no, guarda. Si è sforzato così tanto per farmi gli auguri che questo è il cervello di D'Artavio. Ehi, porco mon. D'Art, ti lascio qua un attimo, ti vengo a riprendere dopo. Salve. Salve, le serve mica un cervello? È quello di D'Arte, è un cervello purissimo. Purissimo, guardi. Signora. Signora. Questa è brutta, Erma. Questa è brutta. Questa è 100% brutta. Poi si allunga la testa. C'ho il testone che si stacca. Sembra tipo uno di quei personaggini che metti sulle macchine e fa con la testa. È andato via il puttano. Ciao. Alla capocchia che si stacca. Sì, pollo. Maronami. Ok. Il cazzo. Oh. È mia suocera. Dai. Ma come è tua suocera, cretina? Cosa dici? Allora, signora, è un onore essere qua con lei oggi. Questa si muove, sì. Ho il cuore che mi batte fortissimo. Il mio cuore sta battendo fortissimo. Succhiami le palle, puttana. Devi stare zitta. Ma forse ho sbagliato strada. Sì, raga, ho sbagliato strada. Non sape, eh. Ehi, già. Ho sbagliato strada, bisogna salire da qualche parte sulla tavola. Ora non so dove, ma... Ti mando la foto e mi dici che non è lei. Dai, ma che siete bastardi! Che mi ha beccato. Non è vero! Era una parete, non è vero! Stavo simulando la parete. Stavo simulando la parete, non è vero, la paratia. La strada è giusta, ma non il modo. Qua, eh. Ok. Minchia, raga, mi sto cagando addosso. Grazie, Erma. Grazie mille per gli auguri. Figurati, non ti preoccupare. Non ti gira, non ti gira. Puttana.
puttana tua sorella, mamma, pau porco. Io vabbè, ho capito. Sì, ho capito, però hai la testa così grossa che... Che veramente, cioè mi prendi mezza scrivania, io che ne saccio. Piano. Ti accucci? Sì, lo che mi devo accucciare l'ho capito, ma... Cioè, quando lei si gira non devo andare, scusami. Minchia, come... Come si gira questa? Minchia, Satana. Minchia, posseduta. Satana. Sei... Io corro. Adesso corro, Adesso corro. 3, 2, 1, corro, Cazzo. Aprili tutti sti stipetti, signora. L'esorcista. Allora. Sì, come... Poi si gira prima la destra e poi lei. È inquietante questa cosa. Raga, è giusto? Raga, è giusto. È fighissima in questo. Allora, devo salire sulla libreria. Però secondo me succede qualcosa. Mi fido, Non mi cadere in testa, libreria, grazie. Ok. Ok, vai. Ok. Siamo liberi, però tra poco la dovremmo fightare, sicuro. Sicuro tra poco si fighta questa. Sicuro. È bello che tutti i Little Nightmares rappresentano qualcosa e hanno un senso di fondo. È verissimo. L'altro era bellissimo, Erma. Il primo è stato veramente bello. Minchia, picchia su mettiallo. Oh, picchia su mettiallo. Oh, picchia... Oh, picchia... Oh. Capito. Come l'ammazza la picciri? Non è da ammazzare la picciri. Ragazzi. Una cosa, babba. Una ne dovevi fare giusta. Ma manco quella, guarda. Pieno, in pieno. Vabbè, ci è piaciuto però. Minchia vacca. Sì, ma ho capito, ma mi fai girare le palle. Sì, è vero, il primo è bellissimo. Bello, bello. Vieni! Mamma! È che i bambini non sono esattamente grandi quanto il martello. Minchia, mia nonna, fermi. Mia nonna, raga. Pronto? Grazie, nonna! Grazie. Bene, bene. Bene, solo che... Grazie, nonna. Ora non più, però. Brava. È vero, nonna, sono sempre bella. Grazie, nonna. Ma nulla, ora aspettiamo Tiziano per cenare. E... E i miei genitori vanno a comprare il couscous. Ah. Sì, sì, è vero, è vero. No, vabbè, hai fatto bene a chiamarmi adesso, hai fatto bene. Un bacione enorme. A te e al nonno, mi raccomando. Sono 30, nonna. Sì. Sono volati, nonna. Volati.
Grazie, nonna. Grazie mille. Ciao, ciao. Allora, dovete sapere una cosa. A me non piace rispondere alle chiamate al telefono, vi giuro. È la cosa che meno faccio in vita mia. Se mi dicono, che ne so, babba, andiamo a fare sesso in un ponte, preferisco fare sesso in un ponte che rispondere alle chiamate al telefono. Io non rispondo mai alle chiamate telefoniche, giuro, non sto scherzando. Non sei l'unica, io lo odio. Io lo odio da sempre, praticamente, da sempre. Però la nonna, però vabbè, la nonna, la zia, ragazzi, questi per forza devi rispondere, perché comunque sono loro. E poi l'unico modo che hanno per scriverti è questo, cioè per sentirti è questo. Quindi è normalissima questa roba. Cosa dice un libro, un altro libro? Dai, non giudicarmi dalla copertina. Michele, devi stare zitto. Allora, dopo ti chiamo. Sì, dopo mi chiamano. No, Fefe, non ti rispondo proprio. Mio cugino mi chiama tutte le volte e io non gli rispondo mai, perché io preferisco che mi mandate un messaggio, ragazzi. Non sto scherzando. Vaffanculo, però. Però è vero, io sono fatta così. Infatti se... Ciao Sbam. Ciao Dada, ciao Sbam. Anche se mi chiede qualcosa su WhatsApp e poi mi chiama, io sì, io così. No, è vero. Io pure, non... Non è roba mia. Che è? Puppami la fava te e la tuzia pure. C'è un altro bambino bastardo. Vi ammazzo tutti. Tuo cugino di Milano, sì. Tua sorella pelata. Questa è complicata, mi sa. Preferisco addirittura i vocali. Io pure, i vocali lunghissimi, ma non le chiamate, Skeller. Io ascolto, io e Katia. Io non sto scherzando, io e Katia. Ci mandiamo 10 minuti di audio. Io preferisco che ci mandiamo 10 minuti di audio che chiamarci. Non sto scherzando. Cioè, sono fatta così. Sono fatta così. Easy. Il cazzo, prendo i cazzi qua. Giuseppe mi chiama per dirmi che mi ha mandato le mail. Odio. Odio, io preferisco ascoltare i vocali. Anche perché durante il vocale faccio altro, magari cago, capito? Il che è vero, d'altronde. Non posso mentire. Non sono qua per mentire. Sì, prendo i cazzi qua, però. Ma è Dark Soul, lo è diventato praticamente. Minchia, raga, è complicato dargli la botta in testa, perché mi corrono addosso. Sì, l'ho presa. Questo no, niente. Bello l'audio con lo scorreggio in sottofondo, sempre, Aren. I vocali monologo sono la morte. Pure io odio stare al telefono, ma sto a punto di chiamare. No, io preferisco che mi ascolta i vocali. Tipo, sto lì, mi ascolta. Che poi mi riempie anche la giornata, no? Infatti penso che io e Katia ci riempiamo un po' le giornate con questi vocali lunghi, chilometri. Che veramente manco signore. Chilometri, raga, chilometri. Stoppa le bocche, aspetta! Dio, che schifo Lele! Concesco, sono sconcentrato. Momento migliore per ascoltare i vocali, quello. Lo so. Ehi, Isa, ti è riposata? Sono tornata fatto carica bene. Dopo un pisolino. Vecchione da giovane si chiamava Giovanotti. Oppure se Garibaldi è partito da quarto, chi erano i primi tre partiti prima di lui? No, raga, veramente. Cioè, Isa, io non so se bannarti o tenerti in live insieme a Braciola. Cioè, io posso tenere uno dei due, o Braciola o Isa. Insieme non li posso tenere, perché sono uno peggio dell'altro. Uno. Vai, vieni. Vieni, pezzo di merda. Che raga. Ma io muoio, però. Piano. Ehi, bastardo. No, niente. Mi scopano. Gabibbo, ma salve. Questa parte è difficilissima. Esatto, maestro, può cambiare di banco i Sebraciola che stanno a rompere i cazzi. Fanno troppo casino.
Signora, è vero, Claudio. Ma loro sono sempre molto... E tua sorella quella... Ma perché non vai a ciucciare la tua sorella? Non ce l'ha... Raga, qualcuno me lo fa. Datele la mira assistita. No, ma non è la mira. È il fatto che loro sono più lontani del mio martello. Per un grosso martello... Vabbè, avete capito. E tua sorella. Per un grosso martello... In cui piegano le gambe. Lo faccio, ma mi scopano comunque, raga. Mi fanno fortissimo, mi fanno. Puppami la fava, punto uno. Tua sorella. Per un grosso martello serve un grosso martello. Sì. 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 Ok. Potrebbe. Dai, ce la puoi fare. Io non credo proprio. Marona, come ti infilo il martello nel culo. Senti la presenza. Uno. Due. Aia. Aia, trappola. Tu. L'avevo vista. Oh oh. Bambini bastardi. Che stanno a fa'? Che stai a fa'? Maria, questo mi ha ciucciato i capezzi. Mi ha ciucciato. No, Isha. Isha. Una ragazza dice ad un ragazzo: ho i capelli pieni di polvere. E lui perché non li tagli a spazzola? Oh, Ingulamma. Oh, lasciate il mio amico. Il mio amico, quello è il mio amico. Come stai? No, ragazzi, no. È vivo. Fermi, è vivo. Isha, no, sinceramente, Isha, no. Basta, oggi basta piangere, eh. Allora, la battuta è: una ragazza dice ad un ragazzo, hai i capelli pieni di polvere, e lui, perché non li taglia... Perché non li taglia a spazzola? Dorime, interrimo ad appare. Andiamo. Dorime, ameno. Grazie Marco per gli auguri, thank you. Che schifo, Isha. Che schifo. Tutte le ultime parole, oh Gesù. Giuseppe e Maria quasi, guarda. Tutte. Vai, Isha! Era una battuta carina. No. Almeno mi sembra carina. Porco. Ora si spezza, guarda. Ora si spezza. Non si è spezzata, che culo. Un pianoforte. Avete ragione, devo dirne un'altra per non hanno sentito. Ma la lana di vetro si fa con le pecore di Murano? Io ho apprezzato, badisco, perché te sei di facili costumi, capisci? Ciao Lucy! Te sei di facili costumi, badi, se vede, cioè hai quel savoir-faire dei facili costumi. Oh, suona! Altra canzone triste, ci vorrebbe, ma non ce l'ho. Monotoni! Ehi! Trofeo, signori! Mamma mia, posso dire una cosa? La dico. Sono troppo intelligente per questo gioco, raga. Sincero, onest. Non capite nulla di battute. Sì. Sì. Allora, c'è qualcosa che devo fare per tirare la corda. Ci vuole qualche cosa. Ah, eccola la manovella, l'ho vista adesso. Ti ha detto il nome... Come si chiama? Cosa c'era scritto? Cappuccetto Rosso entra nella casa di sua nonna dove Splash, c'è il lupo travestito e comincia a dire: ma che bocca grande che hai, ma che orecchie grandi che hai, che peli lunghi che hai. Oh,
cappuccetto rosso, ma sei venuta solo per criticare? Drake, io ti banno. Mono, Tony. Ah, si chiama Tony. Si chiama Tony, vero? Si chiama Tony. Mono, Tony. Si chiama Tony. Uè, Tony! Si chiama Tony? Ma se è la testa coperta, come fa a vedere? No, io vedo, vedo tutto. Ha ragione la nonna. Mia nonna mi ha detto che sono bella. No, non si chiama Tony. Si chiama Tony. Basta. Minchia. Ops. Posso risalire? Vai. Vai, vai, Isa. No. Eh no, era giusto così, ok. Sto ferma. F per il piano, direi. Oh, che fai? Oh. Minchia! Infilava! Scassato tutto. Scassato tutto. Scena di Aristo. Ho scassato tutto. Però va bene. C'è un'altra chiave. Mi danno. No, ma questo non è danno, raga. Mettiti in posizione che devo salire. Schiavo! Schiavo! C'è una bambina. È una bambina buona. A me non mi pare. Oh, scusa. Minchia, il mestolo, il mestolo, il mestolo. Capitano, buttala ancora. Ed il marinaio risponde: ma perché, comandante? È quasi nuova. Sì. Ok, rifacciamolo. Mozzica le vedi. Ehi, era stronza bastarda. Andiamo, abbiamo urlato sia io che lei insieme. È stato un inciucio di urli, di urla, di... Questa... no. Butta l'ancora ed il marinaio risponde: ma perché, comandante? È quasi nuova. Eh? Eh? Sta bimba buttana. No! Come ti sta? Mamma mia. Ciao, Sì. È stato un piacere. Buona cena, Atris. Torno presto. Se riuscite a tornare fino alle 8:30 mi trovate ancora qua. E Tiziano è... ancora non è arrivato. Anche perché non ho capito se finisce alle 8 o alle 8:30. Penso alle 8. Faccio porco. Fermi, fermi, fermi. C'è un tizio da ammazzare. L'hai sentita adesso, esterna, il doppio significato? Bella Inuyasha. Oh, madonna. Due candele hanno un incidente. Sì. Una dice all'altra: ma non l'hai visto lo stoppino? Ciao Mario. Io bu, onest. Onest. Ok. Bello cassettone aperto, vai, andiamo. Ok, piano, 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 eh. Minchia, come suona bene, un applauso. Minchia, come suona. Senti la lirica, senti qua. Senti il piano, senti il piano. Una cacata, però andiamo avanti. Ma chi lo sta suonando sto? Io mi stridulo, ma che è? Signora! Come lo sta suonando sto piano? Culo. Signora, piano col pianoforte.
come si suol dire, nel senso. Piano col pianoforte. Senti il sound, un po' sgricchio. Mi sa che non vanno gli alert. What the fuck? No, gli alert hanno funzionato. Infatti il coso c'era, Cradulus. C'era, no, vanno. Suck. Raga, scusatemi, ma io dove cazzo devo andare? Qualcuno l'ha capito? Perché io non ho capito niente. Non posso salire, raga. Allora è sbagliato. Ma è sbagliato? No, è giusto. Ah. Ah, scusami, vuole che salgo da qua. Col pipo. Ho capito. Ti metti in posizione. Sorry, no, funziona, funziona. Sali. No, è giusto. Ora io gli butto la scatola e questo mi sale, giusto? Però spostati da sotto, Figlio inchino, è un attimo, che amore questo. Vai, vieni. Vieni che dobbiamo andare avanti. Vieni. È pesante, aiuto. Vieni. Ok, bravo, bravissimo. Si chiama Tony comunque, si chiama Tony, punto. Si chiama Tony. Prima che dice che non si chiama Tony, si chiama Mono, lo picchio. Si chiama Tony lui. È proprio la faccia da Tony comunque. Ha proprio la faccia da Tony, raga. Non si chiama, si chiama Tony. C'era scritto là, Mono Tony. Si chiama Mono, si chiama Tony. E chi è Tony allora? Non si chiama Tony, si chiama Tony. Per lei è Tony, per Dara è Fabiano, sicuramente. Sì, scrivi appunto che la nota è quella giusta. Ma chi lo devo fare cadere in testa? Io lo schiaccio. Poi basta che sento rischio di rubare il posto a Bracciola. Ieri ho visto una persona e ho notato subito che era un pugile. Aveva la cravatta che faceva a cazzotti con la camicia. Non ho capito cosa devo fare, devo correre. C'è Matti Sarto che ha il ban su Salmonisa ormai. Raga, che faccio? Corro. Buona cena, Maverick! Devo correre. Lascio e corro. Come non ho correre? Schizzo. Mi nascondo. Sì, questo l'avevo intuito. Minchia, mi sa che devo portarmi la cassa. A portarmi la cassa. Ciao Angelo, grazie. Grazie Angelo. Grazie Angeli. Thank you. Vai. Che casino. Maranna mia. 1, 2, 3, stella! Aspetta! Vado! Stella! No. Quindi è cieca questa. Anche credo. Three, two, one, pompamelo.
tua madre. Signora! Oddio! Ma dove arriva? Oh! No, raga, è enorme! È enorme, è enorme, è enorme, è enorme, è enorme! È enorme, è enorme! Oddio, 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 signora! Ho capito, ma che cazzo c'ha? La prolunga? Ma che cazzo, la prolunga dal culo? Raga, era enorme, dai! Corri, Maria, aspetta, ma arriva fino a qua, ma che è la prolunga, vero? Se l'hai comprato? Anche il gioco ha capito che è una situazione disperata, esatto! Andiamo. GG, raga. Easy. Easy. Non è normale sta cosa. Fefe, tu non mi importunare che... È giusto così. Il gioco era giusto così. Andiamo. Ma sente freddo. Vita, sente freddo. Ah, non lo so, GG. Ma un bel po'. Un bel po' di prolunga. Il brico serve a qualcosa, G. Cioè, aveva 4 prolunghe almeno ne ha comprato. Andiamo di qua. Ma non male che il torcicollo sta signora. Lei non ce l'ha. Lei non ce l'ha. Lei non ce l'ha il torcicollo. Tarallo, solo noi ce l'abbiamo. Lei no. Molto, oti. Minchia che posto di merda. Minchia che posto di merda. E anche la signora col collo lungo ce la siamo levata. Cioè. Guarda, una bellissima giornata. Spero che te la sia goduta a pieno perché te lo meriti. Grazie mille della compagnia. Tanti auguri. Grazie, ciao Dada, un bacio enorme e passate una buona serata. Stasera non sarò dei vostri, ma domani sera sì. Domani sera sì. Stasera mi avrete, domani sera mi avrete come sempre, come tutte le altre sere. Quindi grazie mille per tutti quelli che ci sono stati. Se andate via, ragazzi, bacio a tutti. Un bacio a tutti, grazie davvero. Siete stati dall'inizio alla fine in live e io spero solamente vi siete divertiti. Punto. C'era, onesta. Domani mattina ti riposi? Allora ragazzi, mi sa che domani mattina sì. E domani sera invece sono in live, Lela. Lo so, Fefe, lo so. Ma tutti in realtà, grazie davvero. Siete stati tutti a rimanere qua. Chi più chi meno avete provato a rimanere qua. Comunque anche durante il lavoro e robe varie. Quindi grazie. E vabbè, non dica che io poi ci credo veramente. Reciti, stai ga. Stai ga. Sbagliato con Shinji. Ah no, devo spingere da qua. Aspetta, arrivo. Vai, spingi. Ammuta, ammuta. Ciao Educcia. Volevo farti con tutto il cuore tantissimi auguri di buon compleanno. Grazie Educcia. Thank you. Grazie mille. Minchia che cazzo. Ma dov'è? Ma perché il buco non lo prendo mai? Ma che cosa c'ho? Una distorsione nei buchi. Io non capto i buchi, raga. Ma è impossibile questa cosa. Non è possibile questa cosa. Mannaggia. Mi sa che dovevo camminare sul cornicione. Che? Cazzo. No, hanno bannato Isa. Qual è il colmo per un chimico? Non saper controllare le proprie reazioni. Vabbè, niente. Ormai Isa l'abbiamo persa. Ormai Isa è andata. È andata. Non sei abituata a entrare. No, io non sono abituata a entrare nei buchi. Sincero, onesto. Onesto. E non ho capito come si fa sto pezzo. Mi cade il personaggio, mi cade, raga. Mi cade il pezzo. Bello cazzo. Siamo sicuri? Che mi cade il personaggio? Chiudi il bidone. E non lo posso chiudere il bidone. E non lo posso chiudere. Come lo chiudo il bidone, Kimi? E ti fa tutto da solo il PG. Forse devo aspettare il bambino. Ah, aspetto il bambino? Nel manico? E come lo chiudi un bidone? Ah! Ma vaffa in culo. Ma vaffa. Fai in culo. L'ho capito dopo. L'ho capito dopo. Vabbè, non era dal, cioè non era dal manico in sé, perché non si chiude come i bidoni di oggi. Però bisognava spingerlo sotto, così si chiudeva per la fisica, no? Per la fisica quantistica si chiude in base alla forza. Una forza contraria, opposta. Perfetto.
Vai, dica. Ci può essere passato anche se presente. Il minestrone. Questo è un cappello, mi sa, eh. Questo è un cappellino a forma di barchetta. Che bello il cappellino. No, non è un cappellino. No, come no. Ehi, c'è una casa che piange, guarda. Casa tri. C'è una casa tri. Ma forse il cappellino è per la ragazza. Oh, cazzo. Cos'è? Perché è giallo? Perché è giallo? Cos'è? Un'immondizia, non è niente, non mi serve. Ok, va bene. Nonna. No, raga. No, raga. Ma che cazzo dite? Non è Six, però. Non c'entra niente con Six. È Yellow Tony. Sembra un cantante. È lei. È Six. No, ragazzi. No, raga. No, raga. No, raga. Secondo me no. È il prequel del primo. E come, perché diventa cattiva? Vabbè, lo capiremo nel gioco. Però perché? Come fa a diventare cattiva? Mi spiegate che sì. Nel primo l'abbiamo trovata, Aurora. Nel primo. Lo capiremo, mi sa, man mano che andiamo avanti. Man mano che andiamo avanti scopriamo la storia. Ehi, Gin, bentornato allo studio. Capirei alla fine, sconvolge. Sicuro sarà sconvolgente, come sempre. Questa è per te, Eli. Gustatela lentamente. Il mio commericanista oggi era molto triste. Partita Eva. Io mi stunnate quando ci sono queste stronzate, mi autostun, incredibile. Cioè, quando scrivete queste cose, il mio cervello smette. Commercialista, sì. È un commercialista molto conosciuto, comunque. Stasera Isa è on fire. Stasera Isa ha studiato, ragazzi, ha studiato. Si vede, è proprio pronta, ha studiato. Tira su. Isa! Infilati nel buco. No, raga, il fatto che ci sia Six mi fa pensare davvero male. Non voglio più così tanto bene a questo bambino. Barra bambina, quello che sia. Cioè, adesso mi mette un po' di timore, lo ammetto, eh. Ciao, Sasso! Esco dall'ultimo e vado a fare un giro dal raccordo. Prima o poi se ne deve tornare a casa, è vero. Buona live. Guardate, sono stato poco attivo, ma oggi è stata una guerra. Grazie Sasso, grazie mille per la compagnia, grazie mille per il supporto, grazie mille per ogni singola cosa, davvero, grazie. Secondo me ora siamo quel bambino mangiato. Io non, no raga, me ne vado, te lo dico, se siamo lì me ne vado. Istruito. Il problema è che io adesso ho paura di Six. Adesso ho il terrore che questa bambina sia Six e che questa bambina mi mangi da un momento all'altro. Adesso c'ho paura. Prima non era così. Cioè, prima volevo prenderla per mano. Adesso non voglio nemmeno prenderla per mano, cioè. Non mi toccare, puttane. Non mi toccare. Oh, qua. Siamo in prigione. Tu hai toccato i pacchi e le altre cose senza lavarti le mani? Vabbè, è successo, Foxy. Ormai mi sarò
Sarò piena di germi. Spero che nessuno abbia cacato sui pacchi di Amazon. Spingi. Qui è brutta. Minchia porca vacca. Ma che dici? Tiramisù. Tiramisù. Ora ti sei contagiata. Raga, ho preso il COVID. Preso COVID io. Adesso Six fa le cose quasi da solo? Da sbarra da sola? Quello che cazzo è? Adesso ha preso... ha preso... Grazie, Amic. Ciao, Pupo. Il basso chiede alla chitarra, perché non mi hai chiamato? E la chitarra, perché mi sono scordata, detto questo vado a fare qualcosa di produttivo. Ah, magari... Guarda Isa, se riesci a fare qualcosa di più produttivo di questo, io divento tua sorella, guarda, te lo giuro. Isa, mi hai dato circa... non so nemmeno quanti bits ti sono usciti. Non lo so. Ah, 1255 solo oggi praticamente. Isa, hai rotto i coglioni. Sembro quella di Marina di Aldo Giovanni e Giacomo. Marina, hai rotto i coglioni, Marina. Grazie Isa, grazie mille per tutto. Un bacio, topa. È bellissimo, sì, Amic, è molto bello. Il primo l'abbiamo giocato di mattina ed è stato molto, molto bello. Forse questo ci serve, può essere. Non lo so, ci porto la lampadina. Schizzo. È schizzo. Cioè, ognuno vuole schizzare come gli piace. La infilo. Vado. Sono temeraria. Ehi, sì. Mamma mia, comunque Babalusi è geniale, cioè. Oh! Oh! Ho sbagliato. Sono morta perché ho sbagliato. Fermi. Ah, sulle mani. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Vabbè, sì, io pensavo fosse giusto. Dai, vabbè. Vabbè, perché ho detto prima che ero intelligente, quindi è successo. Vabbè, geniale, stai zitto, Gadut. Devi stare zitto. Devi farti i cazzi tuoi. Non hai altro da fare, Gadux. Grazie, Blind. Quando vuoi ti insegno a giocare a questo gioco. Non saltare, palese. Non saltare, no. No, sulle mani. Sulle mani, alto i calici, magari. Ci vorrebbe un bello calice di vino. Allora, raga, allora, fermi tu. Allora, adesso sì, guardate tutti sotto. Allora, qual è lo scopo del gioco? Grazie, Gadux. Qual è lo scopo del gioco? Ciao, potente. Un bacio, spero che tu abbia studiato bene. Sia tutto bene. Allora, lo scopo del gioco è: io finisco sull'ascensore. No? Magari, pre. Ti puoi attaccare alla corda? I don't think so, I can't attack me on the cord. No. Porca mignotta. Prendilo. Aiutami, ti prego. Dai, Maria, bedamato signore. Sì. Sto per morire pure io però. Aia, cazzo. Ciao, Giada. Attack me on the cord. Yes. Comunque notizia triste. Due missili hanno colpito una fattoria sul confine tra Polonia. Minchia. Ma dici vero, Gaps? Davvero? Davvero? Ma perché quando io sono in live succedono robe assurde nel mondo? Quindi non è detto che domani io possa ancora fare live. Quindi questo, quindi l'iPad lo devo usare stasera. Se non lo uso stasera, non lo posso usare più, non è detto. E via, finalmente no, Maria Santa d'arte, c'ho un terrore dentro. Io soffro d'ansia d'arte, vivo la mia vita appressa all'ansia. Quindi pensate come me la vivo io. Oh, una torcia. Oh, minchia, finalmente, ragazzi. Minchia, finalmente, oh. Levati. C'è un occhio, è un enorme O. Stavo cercando di capire se stavamo dondolando.
No, no, stiamo dondolando. Allora non fermare la live stasera, Madonna, Lorid, che ansia terribile, veramente che ansia. Six, tu resti dove ti posso guardare però, eh? Iniziamo a fare la scabrosia, la, eh? Che te ne vai? Che mi mordi alle spalle, va. Un po' ora così, babba, forse era meglio non averla quella torcia. Sì, effettivamente era meglio il buio. Era molto meglio il buio che la torcia, va. Titiri. Maria Sanduzza. Ora uscirà qualcuno dalla porta. Comunque qualcuno uscirà da qualche parte. Perché me lo sento. Ok, da qua non c'è nessuno. E vabbè, dobbiamo andare dritto di lì. Ma figurati, potente. Anzi, grazie a voi che ci siete stati in realtà. Almeno ai 30 anni ci siamo arrivati. Ma io penso che ai 34 non ci arrivo, tarallo. Ma io una cosa che ho sempre detto in realtà. Ora spero che non sia veri, però è una cosa che dico sempre, soprattutto guardando come vanno le cose a rotoli nell'ultimo periodo. Tra guerre, lo stato della nostra terra che è veramente arrivata al limite della sopportazione. Quindi ormai io sono un po'... non più tanto temeraria come ero un tempo, sai? Minchia, tutte le prese. Sì, che cosa sono? Non lo so, che cosa sono? Sono le salse? Six, la vuoi un po' dei salsi? Ah no, la salsa serviva ad aprire il cancello. Devo entrare? Io entro, eh? Che porco. Ma come non ci arrivi? Buona cena, Francesco. A domani, po'. Grazie mille, Francesco, di tutto, davvero. Grazie mille. Aia. Capisci, Toa? È dietro di noi, era Six. Fermi, piano, 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 piano. Però non sta avvenendo più, Six. Ciao, biondona. Ciao, Franco. Aia. Ho sbagliato. Grazie, Victor, per il follow. Dove me la metto? No? Distorsione? Distorsione? Così è dritto. No, Alex, no. No, no, no. Non hanno poteri speciali. Ciao Lamp, grazie. Ciao Caicola, grazie mille per gli auguri. Giusto. L'ho fatta. Lo so Seba, quello sembra. Ok. Non ci sta più Six dietro di noi. Questa è un'altra di quelle specie di allusioni strane. Mi ha ricacciata fuori. Non riesco ad avvicinarmi a quella porta. Però sono venuta qua con... Adesso c'è pure Six. Ma Six non c'era prima. Strana questa scena. Molto ambigua. Porco, dove so? Nonna, perché non hanno la testa? Raga, perché non hanno la testa? Lo so. Perché non hanno la testa? Perché sono manichini? Non credo siano mai... Nel loro sacchiotto ci sta la chiave. Ok. Oh, figo. Oh, figo. Basta. Figo. Avranno perso la testa. Non per me però. Non per me però.
Troppa Barbara D'Urso, secondo me. Ma non è vero. Potrebbe essere, perché era su canale 5. Allora, nell'orsetto ci sta la chiave. Ora, non so... Maria, questi orsetti non c'erano molto, molto carini, comunque. Che schifo. Ma è questo l'orsetto? L'orsetto. Qua. Vediamolo. Le. Stai fermo lì? Fermo. Che stai facendo? Oh. Che stai facendo? Ma io non lo vedo. Ma non c'è la chiave dentro. Non è questo l'orsotto. Allora è questo. Vieni. Tu mi sembri un coniglio più che un orso, veramente. Cazzo di orecchie sono quelle? Le orecchie di un coniglio sono. Tiziano che dice? C'è un sondaggio qui in atto. Sono le 8:10. Esce e mezza. Esce e mezza, Fox. Non è qua. Ho sbagliato. Era l'ultimo. Madonna, sto orsetto fa paura, cazzo. Mamma. Ma sembra l'orsetto di coso. Ma poi sono tutti sporchi. L'orso. L'orso abbraccia tutti, questo. E l'orso abbraccia tutti. Ehi, Maria, bella. Allora, dovrebbe essere lui. Eccolo. Il problema è uno. Come gliela tolgo? Che stai facendo? Come gliela tolgo la chiave da qua dentro? Come gliela levo? Perché? Mi spiegate, perché, perché Six c'ha quella bambola in mano? Six, cosa stai facendo? Posta quel coso. E sta... Perché c'ha un cavallo in mano? Ma non lo so. Ciao Roberto, buonasera. Ma non lo so, perché sta giocando con quel coso? Lo scopriremo più avanti, forse. Ah, cos'è? Trovato qualcosa. Forse un cappello. Minchia, spiaccicato. Ho trovato un cappello. Bello, bello, sì. Bello, sì, bello. Bello. Mamma mia. Bello, sì. Molto, molto. Devo dire, molto. Allora, io direi di prendere l'orsetto potto. Era questo? E di andare. Andiamo. La chiave ce l'ho. È giusto il posto? Io sai che non lo so se è giusto. No, 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 no! No, aspetta! Sì. Lo devo infilare qua dentro. Non così. Io glielo infilo. Io glielo... Levati, Six, porca Eva. Tiè, in culasse. Sto bruciando l'orsetto. Mai bruciare gli orsetti. Perché abbiamo studiato che dall'orsetto... Buona cena. Ma che cazzo è? Oh Cristo. Che posto di merda. Me ne vado, ciao. Ma perché gli ha tirato... Brucialo. Il coso. Perché dici che mi fa danno? Questo torna in vita, secondo te? No, l'altro lui ha tirato un cavallino, Fabio. Lui gli tirò un cappellino, un qualcosa... Non c'è niente. Raga, perché me l'avete fatto bruciare, cazzo? Non c'era niente, non c'era. Maria, che brutta zona di merda. Mi sto cagando addosso. Andiamo avanti, prego, andiamocene via da questo posto orribile, per favore. Mi sta avvenendo la cacca.
Ciao politiche. Ciao Pupo, buonasera. Ormai buonasera, si è fatta una certa. Sono le 8, buonasera, buonasera. Quindi abbiamo perso la chiave. No, la chiave ce l'abbiamo in pugno, Alex. Ce l'abbiamo infilata in tasca. Che puzza di bruciato. Angelica! Sono reduce da una giornata senza respiro. Ma ci tenevo ad ogni modo ad augurarti buon compleanno prima che finisse la live. Auguri di cuore tesoro, ti mando un abbraccio grandissimo. Domani recupero la live così non mi sono persa nulla. Sono 12 ore di live praticamente, Angelica. Recuperati le parti salienti, forse lo spacchettamento se vuoi. Quello da recuperare, il video, quello sì, quello da recuperare, raga. Quello sì, quello se vi va... recuperatelo, anche perché penso di postarlo poi comunque su YouTube. Che batte la porta e spero. Che urlando. Ok. Allora, io ho preso la chiave, quindi torno indietro. Grazie Angelica, davvero. Grazie per gli auguri. Grazie per tutto, ragazzi. In generale. Grazie davvero. Io spero che i ragazzi quasi siano divertiti, ma penso di sì. Almeno ho capito di sì, per ora. Per ora. Però loro hanno detto di sì, ma non è detto. Ora mi dicono, ti odio, babba, vaffanculo. Andiamo. L'unica cosa, spero che non siano state pesanti le ore, ecco, perché capisco che 12 ore di live sono pesanti. Cioè, non solo per la stream, ma anche per gli spettatori. Ah. Ragazzi, mi servono mica delle scarpe, beh. Aia, stiamo per morire, vero? Stiamo per morire. Minimo stiamo... 100-100 stiamo per morire. E se non stiamo per morire ci manca poco. Belli sti salami a pe... Salami? Oh, sono con te. Ma Tiziano... Sto aspettando che arrivi. Ciao Giulia, ragazzi. Tiziano finisce da lavoro fra 10 minuti. Grazie Giulia. Grazie per il secondo me. Avete tutti aspettato la live del compleanno per... Auguri, cuore rosso. Avete tutti aspettato la live del compleanno per resabbare. Quanto siete... puzzoni cacconi qua. Grazie mille. Ovviamente ragazzi, appena arriva Tiziano verso le 8:30, 9 stacco, che io ho la cena con i miei genitori, con Tiziano. Tiziano mi darà il suo regalo, che spero sia un regalo molto bello, perché comunque Tiziano, cioè, capito, non è che si può permettere, cioè, io comunque sono la regina, non è che si può permettere di regalarmi quello che vuole, ecco, nel senso, cioè, io ho una certa importanza. Tiziano, se mi hai fatto niente, tizia, se mi hai fatto una cosa veramente, cioè veramente. Non vediamo il regalo. Come non vedere il regalo? Non so se oggi tra tanti messaggi ti è capitato di leggere anche il mio. Sì, Arianna, l'ho letto. Sì, è bello duro. L'ho letto, Arianna. Grazie mille davvero. Grazie mille per tutti gli auguri. È volato il tempo, per me sì. Vabbè, io quando piango il tempo va. Maria, chi sei vivo sicuro 100%. Allora, da 1 a 10, quanto è vivo questo? Questo è vivo, raga. Questo è proprio vivo. Questo è... 11. Quanto è vivo? 11. È vivo 11 questo. Porca Eva, tua sorella. Io non c'entro nulla. Non mi toccare. Non mi toccare. Non mi toccare. Ah! Non mi tocca. Non mi toccare. Non mi toccare. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Non mi toccare, non mi toccare, non mi toccare. Mano! Andare il mio pack. Ho capito, mi stavo grattando il naso, raga. Chi è che mi pensa, raga? Mi prude il naso? Mi state pensando voi? Mi prude il naso. È la famiglia Adams, sì. Vai. Veloce. Vai. Veloce, che mano è veloce tanto quanto noi. Vai, 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 vai. Grazie, Free! Tua sorella! Grazie mille, Free! Bentornato per i 14 mesi! Grazie! Ciao, Nitox! Grazie mille, grazie davvero! Grazie, Free, bentornato nella community e grazie per gli auguri a tutti quanti! Oh, oh, Emma? E qua? Grazie, Free, davvero! Grazie per gli auguri! Buonasera, ciao, Lady! Porco. Raga, mi sto cagando addosso. Onest. 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 Onesto. Ciao, Dark. Ah! Tua sorella.
Nonna, 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 nonna. 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 Ok. Lampada. Ehi, prendi la luce. Minchia, ti do una picconata in fronte. Sia. Sia là. Sia. Tua mamma. No. Naila, non posso rimanere fino alla fine. Mi tocca partire. Ciao Bedda, grazie mille, grazie per tutto. Anche se oggi davvero ti sei snaturata, cioè ti sei denudata, guarda. Dove sei, eh? Pum. Aia! Vabbè, ho capito però. Oh, che ti sei snaturata veramente, Naila, mi hai fatto pure le arancine che sono la cosa che mi hanno fatto troppo piangere. Cioè, Naila mi ha regalato le arancine per pranzo, raga. Se le sono mangiati pure i miei, sono piaciute un sacco. Un sacco, Naila. Grazie mille di tutto. Grazie davvero. Ah, ti scrucchiavo, bella. Minchia, porco. Aia. No, mi ha beccato. Ok, no. Ok, no. Vai, vai, vai. Ok, no. Suka. Suka. No, no, questa è difficilissima, sta parte. Ciao, Peppone. Era di peli. Del mio cane, non solo. Babba contro Mano. Penso che vinca Mano. Vince decisamente Mano. Vince decisamente Mano, raga. Vince Mano, sì. Sì, sì. Questo è peggio di un boss di Dark Souls. Questo è proprio peggio di un boss di Dark Souls. Porca Eva. Ho capito. Oh, ti ho rotto un dito, cogliona. Vai, vai, vai. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Esci fuori. Due attacchi, due colpi. Dai, vieni. Vieni che ti faccio sentire. Vieni che ti levo il dito medio. Così col cazzo che puoi... Là! Niente, la parete. Oh, puppami. La cazzo di... Fammi i segotti con quella. Andiamo avanti. Quel martello pesa un casino, Sirax. Penso che pesi più del personaggio. Mi farai i segotti da oggi. Ciao, Mano. Non mi ricordavo che Pigli si chiamasse Eva. No, no, povera, povera Pigli. Segotto per tutti. Ciao. Ciao Puso, adesso sono sparita, non sto avendo problemi con l'account di Sailor Moon. Non ti preoccupare, Sailor, vai tranquilla. Spero che ti risolvano il problema, però. Spero che ti risolvano il problema più che altro. È quella la cosa. Oddio, forse devo rompere il vetro, sapete, col martello. Più avvincente di una battaglia di Kratos. È vero. È vero. Sono arrabbiata, no, ma ci credo, Sailorina, ci credo, a voglia. Pum! Mamma mia, come ti violento il vetro, va. La vetraia potevo fare. Sa. E mo? Sì, puoi scrivere a supporto, Sailorina, voglia, se puoi scrivere a supporto. Grazie, Capsetta, per la sub regalata a Sono Sailor Sorida. Sono Sailor Sorida. Speriamo che riesca a recuperare. Che cazzo sta facendo? Six, cosa stai facendo? Perché stavo giocando con le dita di quel coso? Raga? Grazie Zoddino! Thank you! Grazie mille. Ok, una messa. E Six? Sì, Atreus. Dicono di sì in chat.
Oh, c'è un signore senza testa. Salve, buonasera. Comunque grazie mille Gapsetta per il supporto. Thank you, nonna. Ho capito. La prima va da questa parte. No, io non gioco con le dita dei manichini. Mi fanno un po' senso. Un po' senso. Allora, prima va da quella parte. No. Allora, Tony, Tony sei proprio tu. Si vede da come infili le lampade. È proprio Tony lui. Sì, molto. Molto, molto chiappa. Ok, questa si infila qui. Si apre il cancello e si va a prendere l'altra luce. Ora, io, qua sarà difficile, ragazzi, eh. Qua sarà difficile. No. Siamo nelle prigioni, praticamente. Dovremmo avere una lampada per... fare qua. Oddio, ma qua si uccidono le persone. Ok. Oh. E chi si infila là dentro? Ah, non io. Sì. Ci sta... ci va qualcosa là. Ci va qualcosa là. Non si... te tocca. Lo so. E lo so che me tocca. Ma infatti c'ho un po' l'ansia. Non so se si nota. Qua viene l'ansia. Schizzo. Qua viene già più l'ansia. La sedia? Stavo pensando anch'io, ma non si può spostare la sedia. Allora. La sponge. La sponge schizza l'acqua. Ti lancia di là. Dici, no, non posso usare Six però. Six non la posso usare. E come faccio? Se esco la lampadina da lì, il cancello rimane aperto, si chiude. Domanda amletica. Rimane aperto il cancello, raga? No. No, no. Allora, bisogna trovare lì un'altra lampadina. Niente. Niente. La sedia no. La sedia no, raga. La sedia no. Schizzo. Se si mette in posizione, aspetto, vediamo. Sì, si mette in posizione. Ok, andiamo. Sì. Sì, sì, non la vuoi. Che cazzo è questo coso? Raga, c'è un tizio all'impiedi, mi sto cagando addosso. Honest. Honest. Cazzo. Cazzo. Eva. Cazzo. No, raga. È lo stesso gameplay di Resident Evil 8. Io vi amma... No, raga. Questa è la scherza. Che di tua sorella. Voi siete pazzi. Voi siete pazzi. Voi siete pazzi. Un 2-3 stella. Gente ansiolitica. Io. Ciao Grifo. Io sono ansiolitica al massimo, raga. No, a me ste cose mi fanno... No, a me ste cose mi fanno cagare addosso, raga. Ma, scusami, Grifo, non t'ho visto. Mi stavo a cagare sotto, Grifo. Scusami, eh. Scusami. Stiamo cagando sotto. No, a me ste cose mi fanno venire l'ansia. Io spero che nessuno si muova. Io spero... Chi va là? Alto là. Alto là al sudore, chi va là? Non si muova nessuno. Ehi! Maria, chi so c'ha pure la testa? C'ha la testa, c'ha? No, raga, voi siete pazzi in culo. No, raga. Il prossimo anno... Sei zitto, Grifo.
Grazie per gli auguri, Grifetto. Thank you. Porco! Prendimi, prendimi, ho paura, prendimi. No. C'avete la mamma zoccola. C'hanno proprio la mamma zoccola. No, dai. No, no, raga. No, raga, mi spavento, lo sapete. No, mi spavento. Io odio i manichini che mi rincorrono. No, ma non lo farò mai, Visage, Franco. Non arriveremo mai a 2000 sub. Non lo farò mai, Visage. Non ti puoi stare tranquillo dove stai. Basta che vai avanti e giri con una botta... con un altro... sì. Chi t'è morto? Sì, tua sorella. Come cazzo si fa? Dove minchia mi giro? Dai, che gioco di merda. Ma io ho paura. Mettono un'ansia i manichini che mi guardano. Sì, mi sono incastrata come una stronza. Succhiami le palle. Tua madre troia. Madonna, che paura, raga. No, mi vengono gli infarti. Non può, non, emotional, non ce la faccio, raga. Io sto morendo. Mi sta venendo un infarto. Ciao Matteo Pellico, pelvico. Dai che ce la fai. Sì, sì, lo dici ma non ci credi nemmeno tu. Minchia quanti sono. Nonna, 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 nonna. No, non. No, si sono incastrati. Ah no. Però sembrava un incastramento. Sembrava un incastramento. Ciao Sonny. Grazie Cabre per il qua. Cabre, sei tornato da lavoro adesso? Ma lo sapevo che tutti sareste tornati, non vi preoccupate. Infatti mentre voi non c'eravate... No, no, è esploso l'ultimo, così vi ho aspettato. Adesso esplodiamo l'ultimo coso. Hai anche sbagliato strada. Vabbè, quello era un dettaglio molto, molto criptico. Che a quanto c'hai la mamma zoccola, va. Levati dai cazzi, levati. Raga, si può fare correndo? Maria, 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 oh signore. Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Maria! Maria! Ah! Ah! Ti prego. Dove devo andare? Di qua. No, ti prego, raga, mi sto cagando addosso. No, per favore. Io le parti con i manichini, raga, bambole, bambini e manichini non ce la faccio. No, no, sono tre categorie, anche pagliacci, sono quattro categorie che per me non esistono. Non esistono. Raga, non esistono. E i pagliacci, esatto. No, non è... Voi siete, ma poi le prigioni, ma chi è che ti infila in prigione un manichino? Ma perché dovresti giocare con i manichini in prigione? Ma per quale cazzo? Tua sorella di quella stronza pure lei. No dai, ma state scherzando. Che gioco di merda. No no no. Non mi toccare. Non mi toccare. Non mi toccare. Cos'è? No. Mamma. Corri corri corri. Corri, ti prego. No. Nonna!
No. No, raga, per me no. Raga. No, raga. Per me è... Le saponette, non... Nessuno si pieghi a raccogliere la saponetta. Fermi, vi vedo, Che nessuno si mette a raccogliere le saponette. Fermi. Fermi. Che è un attimo, che... È un attimo. Fermi. Prendi la saponetta. No. Come prendi la saponetta? Come devo prendere la saponetta? No, davvero? No, raga. La pre... Ehi. Bello. È successo niente. C'ho ancora il culo riservato. C'ho ancora il culo. Ho fatto subito. Babà, ce lo passi quel sapone? Io non mi piego. Piegati tu, raga. Quanti sono 25? Sì. Sì, nel mio culo sono 25, sì. Sì, nel mio culo, sì. Minchia, c'è un morto nell'addosso. Si stava facendo il bagnetto e l'hanno chiuso. No, ragazzi, io corro. Io corro, per me non esiste né in gelo né in de- Maria San. Ah, non. E che devo fare? Signora, la trascino, non. Ce l'ho 30. Signora! Vuole. Signora non viene. Signora non. Allora, qua non c'è niente da fare. Poi. Qua. No. Ma cazzo devo. Che cazzo devo fare? Prendo un'altra saponetta. Ormai ci ho preso l'abitudine, mi sta piacendo, lo trovo quasi coinvolgente, va. Andiamo. Mi è piaciuto la prima volta, lo volevo ritentare. Andiamo. Allora, io lancio la saponetta. Non credo che sia così. Buttala nella vasca, perché quello si inizia a lavare. Se si lava perché gli ho lanciato la saponetta, mi piango. Buttala nella vasca. Devi spingere la signora. Penso di... Signora, tenga! Ciao, Giusso! Ehi, qua che si deve... Raga, io non ho capito il preconcetto. La signora non mi cammina, la signora... Signora, si autospinga, che cazzo! Signora, si autotiri, che le devo dire? Non le piace la sapone? No. Ciao, Giusso, benvenuto. Mo si arrabbia. Dai, raga, devo salire, devo stare qua, veramente? Veramente? Io non ci voglio andare con quello, Io con quello non ci voglio andare. Dove sei scesa? Non c'era una leva? L'ho aperta la leva, ho aperto il cancello. No. Ah, no. Oddio, sì, vero, hai ragione. Ragione hai! Via. Via. Ah, tua sorella puttana! Aspetta. È già aperto il cancello. No. Che ha detto? Allora, vai, andiamo. Non ho capito. La sorella di quella persona fa un bellissimo lavoro. Che io... È il lavoro più antico del mondo. Quindi nel senso è fattibile da tutti. Non vi preoccupate. Non la lancia perché non lo vede il buco, giusto? Sì. Buonasera David. Buonasera a tutti. Ancora benvenuti. Allora, prendi la saponetta. Non ti piegare. Dille che l'ami. Allora, raga, allora, il preconcetto è uno. La torcia, sì. Allora, io prendo questo. Poi attivo la torcia. Inizio a correre come una bastarda. Run. Aspettami. Sì, che cazzo devo fare? Corri, ma che cazzo devo fare? Buttagli la saponetta? Magari scivola. Sì, un sogno. Raga, che cazzo te... Io corro, ma dove devo andare? Cioè, non capisco dove devo andare. Forse non devo farlo alzare, può essere. Forse non devo farlo alzare da dov'è. Ciao, Steriva, grazie mille per gli auguri. Thank you. Grazie. Sempre, Steriva, sempre. Ciao, Franklin. Gli devi puntare la torcia. Sì, ma io ho paura a puntare la torcia, però.
È quello il mio concetto base, è che io ho paura a puntare la torcia. Forse non ci siamo capiti. C'è della paura in me. Cos'è, un 2-3 stella? E mo che la punto? Ma non la posso spostare la sedia a rotelle. Ah, quando è alzata, sì. Ehi, 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 ehi. Accuccia, Bobby. Allora, aspetta. Babba, lei, l'ho capito cosa devo fare. Aggiralo. Ih, non togliere. Che cazzo fai? Che cazzo. Che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Grazie, Leda. Minchia tua sorella. Grazie, Leda. Grazie mille per il ride. Benvenuti a tutti quanti, ragazzuoli. Thank you. Io mi sto cagando sotto. Onesta. Benvenuti. Torna indietro a c'è. Ah, perché se c'è la Leda. Hai ragione. Hai ragione. Sembri, ma. 1, 2, 3, stai là. Grazie, Gabri. Allora, accendi. Appena si alza, corro quella. Beh, avete ragione, avete ragione. Com'è andata, signorina Leda? Mi raccomando, uno shoutoutino, ma l'avete già fatto, quindi grazie mille. Benvenuti, benvenuti. Ok, ho capito il gioco. Raga, sembro stupida, ma non lo sono. Tua sorella. Lidi! Vabbè, ma tutti adesso? Ma chi ve sei in culo? No! Lidi, grazie mille per il raid! Benvenuti anche voi all'interno di questa community. Ragazzi, buonasera a tutti. Ciao, Curo Jolly! Tanti auguri, grazie mille per gli auguri di compleanno. Oggi facciamo 30 anni. 30 anni, ciao polvere. Ciao, ragazzi. Sto aspettando Tiziano che arriva a casa, raga, in realtà. Ciao, Dogma! Ciao Kokma, ciao Interclub, ciao Yakomari, ciao a tutti. Io sono qua da 12 ore di live, raga. In live è successo un casino. Buon comple, babea. Grazie. Se vi siete persi lo spacchettamento dei regali, io lo andrei a riguardare perché è epico. E grazie mille davvero a tutti quanti. Grazie per il ride alla signora Leda e alla signora Lidi. Thank you, grazie mille. Ciao Danny Gamer, grazie per gli auguri. Di giorni sono tante, sì, ma secondo te, io a questi ragazzi che mi hanno regalato un iPad con un Apple Pencil, secondo te, io a questi ragazzi che mi hanno regalato tutta la serie di Demon Slayer, tutta la serie di One Piece e tutta la serie di Made in Abyss, ma anche quella di Inuyasha, ma secondo te, io non gli dovevo almeno una 24 ore? Non gli dovevo almeno una 24 ore, gli dovevo, lascia fare, va. Almeno una 24 ore gli dove. Tiziano sta arrivando. Lo so, sto aspettando Tiziano. Almeno glielo dovevo, no? E One Piece il manga, sì, dai mio. Direi proprio di sì. Me l'hanno completata fino alla quasi 70. Allora, io direi di sparargli la luce in fronte. E adesso correre come una stronza. Corri. Ok, fatto, andiamo. Che culo. Non è culo. Questa è bravura, compare. Questa è bravura. Non capite il congegno, l'ingegno, l'attualità, la figaggine. Non capite. Aurora, grazie mille per la sub. Per un pelo. Non è un pelo quello. Quello non è un pelo. Quello è intelligenza. Grazie mille. Grazie, ragazzo. Ti sto chiudendo. Grazie, Aurora. Grazie per i 2 mesi pure a te, pupa. Grazie mille a tutti, raga. Vi si vuole un mondo di bene, ma questo... Già lo sapete. Nel senso. Grazie. Ma che posa? È una posa. Stai calmo. Che già io mi sto cagando addosso per sti manichini di merda. Cioè parliamone, nel senso. Per me possiamo parlarne. Io corro, raga, io corro. Inchia porco! Io corro. Che cazzo è? Che cazzo è? Ma state scherzando? No, senza dormire, ovviamente. No, ragazzi. Ma la devo fare al buio, la faccio al buio.
24 ore sono tutta la notte fino alle 9. Esatto. Lo so, però... Ciao Eddie. Cerco donne fredde e difficili da conquistare. Snob Rick. Come Snob Rick? Ti posso dare solo snob povere. Povere te le posso dare. Simpatiche, carine. No, raga, a me non sembra proprio... A mio non mi pare. Questo mi è venuto a prendere a casa. È venuto a prendere a casa mia, mi è venuto a prendere. Devo sparare alla luce addosso. No, 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 non ha senso. Questa parte di mappa non ha senso, ragazzi. La sorella. Stronza e mai. Ma maiala e stronza. Ciao Riccardo, buonasera. Raga, mi sto... Come si fa sta? Onest. Maria, quanti sono? Maria, 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 Matti, stai calmo. Maria, Maria, Maria Santuzza, là. Maria Santuzza. Tiziano mi ha scritto un messaggio. Cazzo vuoi, Tiziano? Comunque sono... È 46, Foxy, hai perso. Arrivo 2 minuti. Va bene, Tiziano, ti aspetto. Tiziano, ti aspetto. Maria, 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 Bedamati, Maria, Bedamati, Maria, 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 Maria. Ma voi siete scemi in cucchiolo. Ma voi siete scemi in cucchiolo. Brava. Sì. Forse. Lo fa scoppiare la testa. È uscita la lampadina. Sono come gli angeli. Madonna, mi stanno facendo cagare addosso, onesta. Stai là. Vai. Six, fammi sognare. Vai, Six, fammi sognare. Liberami da questo posto di merda, Six. Liberami da questo posto, ti prego, Six. Ti prego, fammi sognare. Ti odio, però liberami da questo posto. Ok, grazie mille, ciao. Me ne vado. Ok. Seconda lampadina presa, signori. Così abbiamo fatto tutto in tempo prima che arriva Tiziano. Abbiamo fatto tutto in tempo. Facci sognare, Six. Facci sognare. Facci sognare. Six, ma la puoi prendere l'altra lampadina? È qua. La prende secondo voi? La prendi? Ehi. La prendi? Vabbè, vaffanculo, madonna mia. Live è fantastica oggi, grazie Sailor. Thank you, pupa. L'ha presa? L'ha presa? Grazie, beba. L'ha presa vero? Piccolo Sadra è tornato a casa. Ce credo, ce credo. Grazie mille per il compleanno, raga. Grazie mille a tutti per il compleanno. Almeno l'ho passato con voi e non da sola. E sinceramente c'era anche, vi giuro, il pensiero di non nemmeno festeggiarlo più. Quindi grazie davvero per averlo festeggiato con me. Bravi, bravi. Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Sì, l'ho letto. Grazie mille. Ah, infatti la cercava per terra. Sì, la cercava per terra, ma era su. Dai, non lo so, però non avevo più grande voglia. Auguri. Raga, lo apriamo l'ultimo. Io l'ho aperto. Appena arriva Tiziano, glielo sparo addosso. Non dite niente a Tiziano. Sì, non dite niente a Tiziano, eh. Non dite niente. Raga, chi il primo che parla... Bannato. Omertà, non dite niente a Tiziano. Fermi, prima che dice qualcosa lo... Arriva, io lo sparo addosso. Minimo gli viene un infarto. Infatti poi potrebbe anche lasciarci le penne. È bella tutta questa casa. Bello sto corridoio. Mo scrivo a Tizia, stai calmo. Idro, devi stare calmo.
È una cosa fra di noi questa. È una cosa fra di noi. Mi posso attaccare? Sì, vai Six, vieni. Non devi sentire, Tiziano non sentire. Tanto non credo che Tiziano stia ascoltando. Madonna, quanti mani... No, basta chi manichini, raga. No, veramente, ragazzi, basta quei manichini, vi prego. Mi è venuta l'angoscia, c'ho l'ansia nel cuore. Grazie, Maverick. Grazie, Pooh. C'ho l'angoscia, c'ho. Basta, vi prego. Minchia, santo. Minchia, prendi sto tubo, ti prego. Madonna mia, sta cazzo de mano de me, è tornata. Tornata la mano, è tornata. Vai, 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 vai. Una battaglia, una battaglia. Una battaglia. Signori, una battaglia, signori. Una battaglia all'ultimo tubo. Una battaglia all'ultimo segone. Una battaglia. Una battaglia, signori. Una battaglia. Signori, una battaglia. È arrivato Tiziano. Una battaglia, una mano, dei sogni. Dei sogni mai più avverati. Ma vaffanculo, coglione di merda, sei. È arrivato Tiziano. Ha suonato il citofono. Dov'è? Eccola. Tua sorella. Chi è? Mamma mia, il dito medio t'ho rotto. Così col cazzo che mi fai più zucchino. Porca mignon. Chi è? Puppatemi la ciolla. Una è morta. Six, fai in fretta perché non so quanto resisto qua io. Ti ho rotto il dito medio di nuovo. Easy. Vai Six, fammi sognare. Six, fammi sognare. Six, fammi sognare. Fammi sognare, Six, fammi sognare. Fammi so... Porca mignò. Gna! L'ho rotta. No, ancora no. Six, ti muovi, porca Eva. Ma che cazzo sta facendo? Oh, ascura storeta. Fatto. Tanto ho vinto perché è arrivato prima delle 21. È vero, sono e 52. E sono e 52, è vero. Dagli una mano. Ma a chi? A Tiziano? Ma non potevo dargliela all'inizio la mano, raga. Ciao, Midrox. Buonasera. Ciao, vita. C'è un po' di casino. Arrivo, E possiamo fermare qua. A posto. Vieni. Perché no? Amore, sai che è rotto, mi sa. È rotto. No, raga. Gira a vuoto. È rotto. Non te ne sei accorto. Fatto. Allora. Fermi. Scam tremendo. Non funzionava, invece ha